Un appuntamento in collaborazione con... Amici telespettatori, benvenuti all'ottava puntata del 17° anno di Domenica Gol. Un'altra domenica insieme a noi, con voi e con tutti i nostri ospiti che ora vi andremo a presentare e con tutte le possibilità di collegarsi via streaming sul sito www.soverato1tv.net, su Facebook. Addirittura ci state ascoltando anche alla radio e quindi salutiamo tutti coloro che guidando seguono Radio Amica in Blu su 97.3 MHz, si diceva una volta. E soprattutto salutiamo Fausto Varano. Fausto, da stasera siamo senza Stefania Abruzzo, una mancanza che si farà sentire. Buonasera, buonasera a te Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Beh sì, noi salutiamo affettuosamente Stefania perché sai come quando nella vita si presentano delle situazioni, delle occasioni importanti, è giusto poterle cogliere, è giusto poterle portare avanti. Stefania ha avuto questa bella occasione, oltretutto ha lavorato tanto, ha studiato anche tanto per poter ottenere, finalmente è riuscita a cominciare nel mondo della scuola, a cui lei ci tiene tanto, ha vinto anche un concorso, adesso si trova nelle condizioni di poter cominciare ad insegnare. Noi le facciamo i nostri migliori auguri, sei stata con noi tanti anni, Stefania, sei stata un pilastro della nostra trasmissione e non ci resta che darti davvero un augurio affettuoso, un in bocca al lupo per la vita futura e speriamo che adesso tu possa almeno seguirci la domenica sera e darci qualche saluto ogni tanto. Ti ringraziamo davvero tanto e in bocca al lupo, ad maiora come si dice in questi casi, Stefania. E quindi un saluto a Stefania, il nostro cuore batte per te e partiamo subito con i nostri ospiti perché oggi la Volley ha vinto, abbiamo sempre al plurale quando si vince, espugnato Olbia. Buonasera Pietro Mosella. Buonasera a tutti, in bocca al lupo anche da parte mia Stefania per la nuova avventura professionale. E perdonatemi, ma abbiamo di nuovo l'onore, come alla prima puntata, di avere il presidente, dottor Antonio Matozzo. Buonasera presidente. Buonasera, l'onore è tutto mio di essere qua, mi associo per intero alle parole di Fausto per quanto riguarda la ex conduttrice, che io mi auguro possa rivenire qua anche in vesti ancora più alte di quello che ha fatto in passato. Complimenti a lei, un grosso in bocca al lupo e grazie per l'invito Giorgio, io vengo sempre volentieri. Soprattutto presidente, facciamo gli auguri a tutti gli Andrea perché mi sembra che è stato il suo, un onomastico nei giorni precedenti. Onomastico di mio figlio che è venuto da Torino giù in Calabria per festeggiarlo con i suoi genitori, io lo ringrazio. Purtroppo domani deve ripartire. Allora, auguri a tutti gli Andrea, ai quali diciamo, e allora insieme a tutti i nostri telespettatori, 25 a 22, 25 a 16, 25 a 21. Pietro, è stata una partita importante, una vittoria pesante a Olbia. Se uno guarda la classifica potrebbe dire, sì, sono stati rispettati i pronostici della vigilia, però sappiamo poi che una partita fuori casa la devi sempre andare a vincere, non è mai facile. Tra l'altro Olbia era reduce dalla vittoria al tiebreak in casa contro Pinerolo, quindi aveva vinto le ultime due partite consecutive in casa, quindi è stata una vittoria importante per la classifica, una prestazione autoritaria direi del Soverato che ha vinto il primo set dove c'è stato equilibrio, però dava sempre quella sensazione di poter in un certo senso comandare la partita. Poi il secondo è stata una vittoria agevole del secondo parziale, nel terzo è stata sempre avanti e anche di 4-5 punti, poi c'è stato un tentativo di rimonta di Olbia, poi si è chiuso 25-21 se non vado errato il terzo set, quindi una vittoria diciamo così come da pronostico guardando la classifica delle due squadre. Però è una vittoria importante perché allunga la striscia positiva e mantiene il Soverato in vetta alla classifica a pari punti con Mondovì.
E allora, mentre scorro le immagini, noi chiediamo alla regia di mandare anche i risultati e le classifiche, anche perché Boriassi 10 punti, Aricò 14, Harley 13, Tanasse, se ho scritto bene, 12. Questi sono gli scout che mi ha dato l'addetto stampa Saverio Maiolo, che ringraziamo costantemente. Presidente, in attesa di leggere la classifica, tre punti importanti. Aspetti un attimo solo che li leggo io. Roma Mondovì 1-3, Olbia Soverato 0-3, Baronissi Zambelli Orvieto 2-3, Caserta batte Martignacco per 3-0, ha riposato Pinerolo. Vediamo la classifica dopo 9 giornate, questa è la prima del girone di ritorno. Mondovì e Soverato 23, mi sembra che li separino soltanto 2 set nel calcolo. Zambelli Orvieto 20, a 14 punti Martignacco e Caserta, Baronissi 10, Pinerolo 8, Olbia 5, Acque Sapone Roma 3. Presidente, come disse qualcuno, abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani. Abbiamo fatto un ennesimo squadrone dopo tanti anni di A2, ora forse bisogna lavorare anche su quello che c'è intorno. Ma guarda Giorgio, io sono scaramantico. Questa è la prima partita di ritorno, l'abbiamo vinta come quella di andata, quindi sono contento. All'andata 3-1, adesso 3-0, che possa essere un buon segnale. Ma quello che penso sia l'aspetto più positivo, noi abbiamo 9 punti dalla quinta in classifica, ovvero sia possiamo dire che raggiungendo un altri 2-3 punti, 5 punti, abbiamo la matematica certezza di non dover fare i play-off e quindi di fare i play-out. Quindi anche quest'anno di avere la gioia di rimanere in questo momento in A2. Quindi questo per me ha un grandissimo significato. Oltretutto per me acquista un valore ancora più alto perché devo dire ai miei amici che hanno comprato 12 ciucciotti da portare al palazzetto perché pensavano che dovevano distribuirlo a queste ragazze giovanissime, non per niente i 7 dodicesimi di questa squadra sono tra i 18 e i 19-20 anni, addirittura uno ha festeggiato il compleanno, la maggiore età, nella Volle Soverato. E quindi a questi signori che hanno comprato questi ciucciotti della Chicco, fra le altre cose, quindi di prestigio, per dirgli che queste ragazze ormai mangiano carne con l'osso e quindi questi ciucciotti se li possono tenere per poi regalarli ovviamente. Collegare a questa tua affermazione, Presidente, sarà che proprio questo fatto, queste ragazze di 18-19 anni che hanno verve, che hanno gioia, che hanno allegria, stanno rendendo quest'anno il cammino della Volle più facile? Ma può anche darsi, ne sono convinto. Di sicuro, non dico l'incoscienza, ma la giovane età spesso e volentieri è un buon viatico per fare bene. Poi tieni conto di una cosa, io lo sottolineo sempre con grande entusiasmo. Questo staff tecnico, a cominciare da Bruno Napoletano, si sposa a fagiolo con questa squadra giovane. Bruno credo che abbia e sta facendo sicuramente bene, ma ha avuto il coraggio di affrontare, dopo tanti anni che non era nel giro della pallavolo nazionale, dove praticamente era quasi un illustre sconosciuto, tant'è che qualcuno mi ha detto, ma che lo prende a fare? Questo ormai è da parecchio che non fa l'allenatore in Italia. Invece io ho creduto come l'ho creduto in passato, Pietro ne sa quante volte l'ho chiesto, ma purtroppo per un sacco di ragioni, non dipendenti dalla mia volontà, non è stato possibile. Oggi ritengo che questo staff tecnico, il secondo allenatore Boschini, che è alto 2 metri, meno male, altrimenti domenica succedeva qualcosa di strano, un'altra. E voglio dire, insieme a un altro staff tecnico, pur esso calabrese, ti ripeto, sono tutti quanti qua, l'entusiasmo della calabresità, Fausto, credimi, io sono fermamente convinto di quello che dico. Il fatto di essere di Catanzaro, di Soverato, calabresi, ti spinge a raddoppiare le forze per fare bene. Abbiamo passato questa mia passione, pazza, ovviamente non è una passione di una persona razionale, di una persona pazza, l'abbiamo trasmesso a queste giocatrici anche al mio allenatore e questa squadra sta venendo fuori, nel senso che possiamo salvarci per la prima volta, entro dicembre saremo salvi, guarda un po'. Presidente, a proposito, parlavamo di allenatore, abbiamo coach Bruno Napoletano in linea con noi. Buonasera coach, felici e vincenti, siamo tutti contenti. Che aria tira a Olbia? Piove, ma anche se Soverato ha fatto insomma molto di peggio, però insomma poi quando si vince va tutto bene, ecco, abbiamo fatto una buona partita, siamo contenti di questo, non era così scontato né la vittoria né il 3-0. Un'analisi tecnica, coach, come è andata la correlazione muro-difesa, che è una delle poche frasi che mi sono rimaste impresse quando mi parla Pietro Mosella?
Ma se vogliamo parlare di numeri, muri in 4 in 3, i numeri sono dalla nostra. Poi perché oltre i numeri, dico che come al solito abbiamo fatto un gran lavoro per la direzione. Quindi la squadra è stata molto tranquilla in campo, ha fatto la partita che doveva fare. Voglio rimarcare il fatto che oggi per la prima volta, ma non è un caso, sono andate 10 atleti a tabellino, e questo è una cosa che dal mio punto di vista mi piace sottolineare, perché è veramente una cosa molto bella. Coach, infatti è come quando nel calcio segnano più giocatori, perché i punti sono stati di tante giocatrici. È arrivato un messaggio al 366-234-5070, possiamo sognare, dicono i tifosi, quindi iniziamo l'opera di spegnimento dell'incendio, partendo dal coach. No, ma l'entusiasmo, voglio dire, è bene che ci sia, ecco, deve essere un entusiasmo, come posso dire, il mio invito è quello che possa essere un entusiasmo ponderato, nel senso... non ci dobbiamo abbattere quando verranno, se verranno le prime sconfitte, non ci dobbiamo esaltare per questo filotto che abbiamo fatto finora, dobbiamo rimanere molto tranquilli, entrare in palestra il martedì, insomma, consci di quelli che sono i nostri limiti, le nostre potenzialità, e guardando partita dopo partita, ecco, adesso ci godiamo la vittoria, da domani cominceremo a parlare di Caserta e penseremo alla partita di domenica prossima. Va benissimo, allora noi ringraziamo per la consueta disponibilità coach Bruno Napolitano, andiamo avanti così, noi tifosi siamo con voi, grazie coach. Arrivederci. Buonasera. Pietro, allora l'analisi tecnica tocca anche a te, tutta questa gente a tabellino, e mi sembra che il tabellino sia positivo soprattutto per Ramona Aricò, il capitano, o sì, mi sbaglio? Ha disputato. Prima di commentare il tabellino vorrei riallacciarmi al discorso sul coach, perché... non si discute l'esperienza e le sue qualità da allenatore, le sue qualità tecniche, però io aggiungerei a suo merito, oltre che della squadra, non solo i risultati del campo, ma secondo me è importante il fatto che abbia avuto il coraggio di accettare questo progetto. Credo che il presidente me ne possa dare atto, perché non capita sempre di avere un allenatore, sì, queste sono le foto del post gara dopo la vittoria, un allenatore, non capita tutti i giorni che possa interloquire con un presidente che gli propone un progetto di una squadra giovanissima, inesperta. Ci sono allenatori che magari non se la sentono e magari non accettano. Lui è stato bravo anche in questo, secondo me. È stato coraggioso, bravo, sicuro dei propri mezzi, e adesso il campo gli sta dando ragione. Quindi questo, secondo me, è un aspetto molto Posso importante. Posso dire, Giorgio, una cosa? Aggiungo. Oggi ha fatto punti per la prima volta Giada Barberio, 18 anni e 2 mesi, cioè non è che cosa da poco, ha giocato, è esordito e hanno giocato tutti, con questo allenatore giocano tutti e giocano con l'entusiasmo, Pietro dice l'incoscienza della gioventù, che ben, io mi auguro che lo siano fino alla fine, però questo è un progetto di una squadra, di un presidente che si vuole divertire con serenità. È vero che durante le partite vivo un momento di grande stress, però è altrettanto vero. No, voglio dire, è altrettanto vero, Fausto, che noi siamo primi nel girone A e siamo primi come punteggio anche verso il girone B. Noi abbiamo 23, gli altri ne hanno 19. Se questa ipotesi dovesse andare a buon fine, lì indubbiamente, voglio dire, non stiamo facendo male. Ecco perché, dopo che voi avete finito di fare la trasmissione, volete dedicare al presidente 5 minuti di fuori programma, perché siccome io sono un passionale e voglio bene a questa società e voglio bene alla città di Soverato, voglio bene al mio allenatore e voglio bene alle mie giocatrici, e occorre che io puntualizzi per chiarimento alcune cose che si sono verificate su questi benedetti social, come li chiamate voi, Facebook. Allora, facciamolo subito. Subito, perché io... 3 minuti. Fausto, io non scrivo, né io sono un amante, io non sono un amante di queste trappole, per l'amor di Dio, però mi portano un affare del genere dopo quello che è successo domenica. E allora chiariamo subito una cosa, e non me ne voglia nessuno. Io non sono, l'ho detto non una volta, 1000 volte, quando ero addirittura assessore, il padrone del Palace Cop di Soverato, tutt'altro. Sono un inquilino che ha avuto la fortuna di ricevere da questa amministrazione e dalle precedenti l'opportunità di disputare le partite. E io ringrazio tutte le amministrazioni. Quindi non sono il padrone. Per cui io non caccio dal palazzetto
Nessuno, né mi sono mai permesso di cacciare gente dal palazzo, anzi, siete testimoni con le vostre televisioni che invito sempre, venite al palazzetto, dateci una mano, ma venite per darci una mano, non per creare scompiglio e per creare problemi. Se si viene al palazzetto, puoi fare anche il tifo contro la Volley Soverato, è legittimo, paghi il biglietto, vieni e fischi la Volley Soverato. Viene e dice fate schifo, non fa una grinza il discorso, è nello sport. Ma parlare male sul piano fisico delle atlete è una cosa che purtroppo dà fastidio all'allenatore, dà fastidio al presidente e soprattutto, la cosa ancora più grave, questo presidente per portare una giocatrice come Tanase, Pietro che se ne intende di pallavolo, come Boldini, come Laricò, sa che sono giocatrici che sono appetibili da squadre molto più forti di me dal punto di vista della tasca. Io purtroppo ormai ce l'ho tutta bucata. E quindi rischio, se non offro una determinata accoglienza, un ambiente sereno delle ragazze di 18 anni che vengono qua, faccio un buco nell'acqua. E allora mi sforzo in tutte le maniere da trasformarmi da presidente in un bravo padre, facendoli vivere a Soverato quello che probabilmente gli manca senza i genitori. Cosa accade, Fausto? Che i genitori di queste ragazze di 18 anni, da Venezia, da Milano, scendono giù per vedersi le partite. E tu, Pietro, ne sai qualcosa? E allora io dico a chi offende le ragazze sul piano fisico che non lo devono fare. Quindi io dico a chi offende non fare queste cose, perché se no io sono costretto a dirti è meglio se te ne vai via dal palazzetto, non cacciato via. Ma non devi venire ad offendere che quello ce l'ha grosso, quello ce l'ha piccolo, che quello ce l'ha caviglia. Piano tecnico, no, ma non personale. Critica sul piano tecnico, critica all'allenatore, ma non dire perché Pietro, perché Fausto. Se tu guardi già da Boriassi, ti rendi conto che è un Marcantonio che cammina. Dico fesserì Pietro, no, è 1,90 m, no? Se ti dà una schiacciata in testa difficilmente ti sollevi. E allora, siccome io conosco la genetica, sono un biologo, non sono uno scienziato, sono un modestissimo biologo, la genetica l'ho studiato, la faccio pure nel mio laboratorio. Se geneticamente l'espressione di una figlia non è altro che la copia del papà, ritengo e avviso a questi signori che offendono sul piano personale le ragazze che sugli spalti c'è un altro Marcantonio che viene da Venezia giù per vedere la figlia e che a te, Fausto, non è consentito dire se questa ha le caviglie strette, se ce l'ha larghe, non è consentito. Quindi venite a fare il tifo, ma comportatevi in maniera dignitosa, non createmi problemi oltre a quelle che ho, perché Soverato è qua e Venezia è lassù, per farli scendere da lassù qua giù io faccio follie. Venite a fare il tifo e soprattutto tifate se volete Soverato. Poi a chi minaccia che domenica, visto che io ho cacciato il padre dal palazzetto, non ho cacciato nessuno, è scritto su Facebook, io non ho cacciato nessuno, io non ho minacciato nessuno. Dico a questo signore che domenica vuole venire alla partita, viva Dio Pietro, come sono felice, finalmente pago un biglietto, visto che nelle partite passate ha raccattato accrediti alle giocatrici, i nostri ex che sono venute, che se ne andate, finalmente viene a pagare, ti fai il tuo tifo, gridi, stai tranquillo. Io personalmente non ho paura che vieni al palazzetto, anche se peso 60 kg in meno della tua stazza. Bene, non ho paura. Presidente. Chiarissimo. E allora, torniamo, noi siamo dalla parte del presidente, soprattutto perché, come dicevo all'inizio, ora che la squadra incomincia a crescere, deve crescere anche l'entourage, tifosi, appassionati. Siamo stati chiamati il miglior pubblico d'Italia al palazzetto. Non permetto a nessuno, a parole ovviamente, di offendere e di creare dissidi. Questa lettera che io ho mandato al titolare, al papà del titolare di questo scritto su Facebook, io l'ho mandata anche pari pari alla caserma dei carabinieri. Benissimo. Per prevenzione e non per mandare via nessuno. E allora torniamo all'aspetto tecnico, Pietro, dacci un giudizio tecnico su quello che sta succedendo e quello che è successo oggi ad Olbia. Nella fotografia c'era anche Fausto dietro le ragazze. Siccome tu avevi richiamato prima i tabellini, anche oggi si può notare questa distribuzione anche nel punteggio delle singole giocatrici, perché in doppia cifra, se non erro, ne sono andate 4 e al referto ne sono andate 10, quindi indice del fatto di questa costanza di rendimento
delle ragazze nei vari ruoli, nelle centrali, nelle schiacciatrici, nell'opposta. Questo credo che sia la vera forza di questo gruppo. Una squadra che gioca di gruppo, che fa del gruppo il suo, secondo me, il suo aspetto migliore, la sua forza, perché si aiutano molto in campo. Quando uno è in difficoltà, c'è subito l'altra di supporto, quelle che subentrano stanno dando sempre il loro apporto, quindi credo che sia la vera forza sia questo gruppo che si è creato tra queste ragazze. Io volevo insistere su quel discorso lì della gioventù, perché è una cosa bellissima questa qui delle ragazze, tanto è vero che mi induce a fare, mi pare, se non vado errato, io con i numeri ci gioco, però più col calcio che con la volley, tu lo sai, Presidente. Ne sono convinto. Però sono anche ferrato sui numeri della volley. Voi avete 3-2, 2 a favore in casa, 1 a sfavore sempre in casa. Quindi vuol dire che i punti che avete perso, si diceva anche prima, li avete persi in casa. Sarà sempre per quel discorso che dicevamo delle ragazze giovani che magari fuori sono spensierate e qui forse proprio la loro gioventù le induce un pochettino ad avere un po' di timore, forse il pubblico, forse l'emozione, forse tante cose. Ma guarda Fausto, quello che dice il Vangelo del resto è sotto gli occhi di tutti. Ce lo siamo posti questo problema, giusto perché avendo preso 3 punticini in più di quei 3-2 che abbiamo perso, sì. Oggi avevamo 26 punti, a Uffidersen stavamo qui a parlare, esatto, stavamo qui a parlare di playoff, chissà con quale sogno, vero. O perlomeno con quale traguardo. Però le abbiamo perse in casa. Per quale motivo questo avviene? Io mi viene in mente che il palazzetto, così come è fatto il nostro, piccolo, con tutta quella gente che tifa e che fa il tifo per queste ragazze, che li sostiene in continuazione, a gente che era abituata con vedersi giocare le partite, e un mamma te tu, detto in dialetto, insomma. Quattro persone in queste grandi città dove la pallavolo era un accessorio rispetto alle squadre che ci sono, venire a Soverato dove diciamo è il nostro piccolo gioiellino, Piero, ma non perché è perché è il presidente Matozzi, ma perché è un gioiellino, siamo su tutti i giornali e domani tutto sport, quello dello sport, finalmente si anche parla di Soverato, perché abbiamo solo questo ormai, io la butto lì ormai, ma io mi auguro che possano venire fuori altre società, altri sport. Figurati, il sogno mio quando ero assessore allo sport insieme al mio amico caro Mancini era Soverato la città dello sport. Ci siamo fermati solo alle indicazioni sul titolo. Però quest'idea, c'era basket e c'è tuttora, che va bene. Il calcio a 5, quando c'era la squadra di Lopreno, che ha fatto benissimo. Ce ne stanno due che stanno facendo bene. Chi c'era pure, c'era all'epoca Mario Cannestasia, ma andate a fare le finali giovanili a Viareggio, ragazzi, ed era una squadra di Soverato. Noi ci siamo giocati una finale di Coppa Italia, e ti anticipo Fausto, con orgoglio lo dico, noi siamo già nei quarti di finale di Coppa Italia, con quale vantaggio? Con quale vantaggio? Che giochiamo la prima in casa, e che io... Senta, la vinco 3-2 e tu risparmi un viaggio. Bravo, ma se batto questa qua ne risparmierò un secondo, perché giocherò la semifinale in casa, e che io la vinco 3-2 all'ultimo punto dell'Atanasio con mani fuori non me ne importa nulla, però rischiamo per la seconda volta di andare in finale, che secondo me, credimi, te lo dico con la passione che mi ha sempre legato a questo sport, e che è una passione che mi ha costato tanto, ma al di là di questo mio piagnamento in continuazione, io dico che andare a fare la finale di Coppa Italia è sempre una grande soddisfazione, certo, per una squadra del sud. E se un giorno dovessi giocarcelo alla finale e avere l'opportunità di vincere, io sono io che scendo nel parcheggio e gli dico alle ragazze, regalatemi questo sogno. Pietro, la prossima partita come si vince e soprattutto con chi la giochiamo? Se avessimo la bacchetta magica. Allora, innanzitutto la prossima partita si gioca con Caserta e a mio avviso sarà un bello spettacolo a prescindere, quindi secondo me il pubblico deve venire ad assistere a questa gara, perché anche sotto l'aspetto tecnico secondo me sarà una partita molto bella. Caserta adesso è in un momento positivo, da quando ha cambiato l'allenatore c'è stato il cambio di passo, è una squadra che all'inizio del campionato era data da tutti come una delle possibili accreditate al salto di categoria, ha giocatrici di valore, di esperienza, di qualità, il presidente li conosce benissimo, è allenata da
un bravo allenatore. Da Marco Bracci, ex campione del mondo, della generazione dei fenomeni famosa degli anni 90 della nazionale italiana. Quindi invito tutti a venire al Palascoppa. Il Soverato si giocherà le sue carte, così come ha fatto con le altre squadre, così come fece nella partita d'andata, che, dove riuscì a vincere 3-0 a Caserta. E poi insomma vedremo dove si arriva. Sicuramente sarà una partita, un test importante anche in chiave tecnica per il Soverato, perché affronterà comunque una squadra costruita per fare un campionato di vertice, quindi vediamo adesso, sarà un test importante. E mi arriva anche un messaggio importante, perché qua dobbiamo tirare le orecchie a Fausto, abbiamo anche una squadra di calcio 11, unica a Soverato e campione d'Italia, la Fiorentina 10 bis, Fausto, sì, tu che la Fiorentina 10 bis, no, ma è vero, è campione, tu c'hai tutte le statistiche. Il presidente, esatto. Perché ricordiamolo, però dobbiamo dire la verità, gioca da quest'anno sul Baldassarre Sinopoli, perché gli altri anni doveva giocare fuori casa. Quest'anno ha avuto il piacere da parte del sindaco di essere ammessa a giocare le cose, noi siamo contentissimi, ma l'abbiamo detto l'anno scorso quando sono venuti qui in trasmissione, quando ne abbiamo festeggiati. Per stropogliare un po' Fausto gli ho detto no, così. No, assolutamente, no, ci manca. Ma io, il mio era un'altra battuta precedente, non era quella. E allora siamo arrivati alla conclusione. Presidente, a questo punto dateci una previsione per il futuro, datela ai tifosi, insomma. Siamo alla prima di ritorno, quando ci diamo il prossimo appuntamento? Quando facciamo il prossimo check-up? Tu permetti che io inviti tutti i tifosi veri di Soverato a venire al palazzetto, costa 6 euro. Non fate figuracce di andare a chiedere alle giocatrici delle squadre avversarie l'accredito per entrare gratis. Non offendetemi su questo piano, 6 euro se volete venire, in questa maniera aiutate la squadra. Evitate lo sciacallaggio di andare alla ricerca della giocatrice che conoscete, datemi l'accredito per entrare. Ne chiedono 20, poi non ne entrano due, allora possiamo far entrare gli altri due. Questo mercato non appartiene alla città di Soverato, lasciatelo altrove. Quindi venite tutti quanti che volete venire, aiutate questo presidente pagando 6 euro, vedetevi lo spettacolo e state tranquilli che noi faremo di tutto perché questi nostri risultati basate sull'entusiasmo e sul fatto tecnico preparate da un grande allenatore possono continuare. Poi caro Giorgio, giochiamo con un attrezzo rotondo, si può vincere come si può anche perdere. Personalmente oggi ti posso garantire che fumo meno sigarette di quanto ne fumavo prima, perché la squadra mi dà garanzie e quando siamo sotto di 6-7 punti a 7 5, io vado a Pietro e gli dico come stanno le altre squadre perché lo sa. E sono vado i risultati in tempo reale. E vado senza sigarette. Una volta mi diceva, fate schifo, si puzza. Adesso perché? Sono leggermente più serene perché queste ragazze hanno uno spirito e una capacità di reazione unica. Io per questo sono fermamente convinto che faremo bene fino a quando possiamo farlo. Intanto raggiungiamo la matematica salvezza anche quest'anno. Allora noi ringraziamo tutti, permettete, io ho una passione sviscerata per il presidente ma anche per The Voice of Soverato Volley, Pietro Mosella, che continua instancabilmente a cercare di insegnarmi qualcosa, ma ancora siamo in alto mare, grazie anche a te Pietro. Gliela metto stasera nelle mani. Presidente. No, adesso è diventato bravo, lascia stare. Firmano solo le ragazze. E allora grazie alla Volley Soverato, grazie e ci vediamo presto per continuare questi ragionamenti. Grazie a voi. Grazie a voi. La scoperta dell'America. 1969, il primo uomo sulla Luna. Ciao mamma! 2018, la storia cambia di nuovo. Per la prima volta, solo con Fiat, il diesel lo paghi meno del benzina. 500L diesel con cruise control e Bluetooth da 15.750 euro. E con B-Smart, valore futuro garantito. L'offerta scade il 31 ottobre. Andate, andate. We'll be right back.
Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Catanzaro, zona industriale di Carappa, Siano, FM 97.3. Lamezia Terme, Costa Tirrenica, località Comuni Condomini, FM 99.9. Chiaravalle Centrale, comprensorio delle Preserre, FM 98.5. Soverato, Costa Ionica Nord, Cropani Marina, FM 97.3. Locri, Costa Ionica Sud, Rocella Ionica, FM 106.100. Radio Amica in blu. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Per ascoltare la radio. Sarà la musica che gira intorno. Radio Amica in blu, tutta la musica che gira intorno. E partiamo di slancio col secondo blocco della nostra trasmissione, anche qui ospiti d'eccellenza. Io saluterei subito per la Happy Tornei Andrea Paonessa, buonasera. Buonasera. Poi permettetemi, perché sono tutti eccezionali gli ospiti, ma questo che sto per presentarvi è splendida, buonasera Gemma Ranieri. Saluto. Anche, e neanche senza microfono, però vi ha detto un ciao che non ho mai sentito in 17 anni di trasmissione. E un saluto anche a Giuseppe Ranieri, che gentilmente è qui da noi, è venuto con la figlia, perché c'è un rapporto padre-figlia meraviglioso, quindi una serata splendida. Ciao Giuseppe. Amici sportivi, buonasera. E allora, con questi ospiti, Fausto, partiamo subito alla scoperta di cosa è successo nel mondo della Serie D con le classifiche e i risultati della giornata, appunto, del campionato, se non vado errato, del girone I della Serie D. Prego regia, vediamo cosa ci propone. Eccola che arriva. 13esima giornata, CR Messina Troina 2-2, Bari Nocerina 4-0, Cittanovese Portici 2-1, Marsala Palmese 0-2, Rotonda Igea Virtus 1-2, Turris Gela 5-1, San Cataldese Roccella 3-1, Acireale Città di Messina 2-2, Locri Castrovillari 1-2. E vediamo la conseguenza classifica sempre dopo 13 giornate. Bari 33, Turris 27, Marsala e Nocerina insieme alla Palmese 22, Gela 20, Portici e San Cataldese 18, Locri Castrovillari Cittanovese 17, Troina 15, Acireale 14, Città di Messina, Roccella 13, ACR Messina e Igea Virtus 9, chiude Rotonda con 6 punti. Fausto, ha perso la Nocerina. Ha perso la Nocerina e tu sei molto contento, però qui non si tratta qua di Nocerino, di Turris o di Marsala, qui si parla soltanto di Bari, perché 6 punti di distacco sta facendo valere la sua superiorità, in ogni caso indiscussa, si sapeva che avrebbe stradominato questo campionato. Qui si lotta per la seconda posizione, per le posizioni di rincalzo, quindi diciamo dalla seconda alla quinta, per i play-off, che poi non so quanto possono servire, i play-off regionali, che diventano poi nazionali, e poi non so quello che possono portare. Però fatto sta che, l'abbiamo già detto tante volte, ormai è un campionato, secondo me questo è un campionato falsato. E allora approfittiamo, in attesa anche di Emilio Lupis, dei nostri ospiti con i quali si può parlare di tutto. Partirei da Andrea Paonessa. Praticamente solo la Palmese sta facendo bene oggi. Sì, diciamo che le calabresi, come dire, viaggiano su media classifica. Come diceva Fausto, il Bari ormai è stato costruito per fare il salto di qualità. Solo la Palmese magari gli sta dietro, se si può dire così. Alla lontana. Però dai, le calabresi stanno facendo bene. Peccato per il Locri, che oggi è stato sconfitto 2-1. Però era un derby. Giuseppe, sei d'accordo? Tu segui tutti i campionati, quindi possiamo chiederti di tutto. Beh, sicuramente il Bari conferma le aspettative della vigilia all'inizio del campionato, una squadra destinata già alla categoria superiore, le potenzialità sono diverse. Rimane un po' il rammarico per mister Scorrano, che in casa viene sconfitto di misura dal Castrovillari. L'hai detto bene prima, Giorgio, un derby a tutti gli effetti, perché rimangono a 17 punti appollaiate in condominio, e oggi avrebbe potuto fare il salto a 20 punti. Comunque, nonostante tutto, lo staff dell'Ocri sia partito in ritardo nella costruzione di questa squadra, sta facendo bene, perché è una categoria già più alta, e comunque mister Scorrano sta facendo bene. E allora chiediamo a Emilio Lupis se lui ci ha sentito anche alla radio, su Radio Amica in Blu 97.3 MHz, o ci vedi solo in televisione. Buonasera Emilio. Buonasera a tutti, grazie come al solito per l'invito. Io stavo anche guardando l'Inter con un occhio, a dire il vero, che sta vincendo, Giorgio, per la tua gioia. Ma tu non eri sospeso?
Vabbè, io ho degli incarichi istituzionali in seno all'Interclub di Locri e quindi, come dire, ho preso l'impegno, allora vengo ad aprire, faccio l'usciere. Ecco, capito, va bene. Le partite sono lunghe, ma concentriamoci sulla Serie D che mi piace di più. Come è andata questa giornata, Emilio? È andata bene per i calabresi della Piana, di sicuro, perché ha vinto la Cittanovese di Monza contro il Portici come prima squadra. Credo che la Cittanovese ne avesse veramente bisogno di questi tre punti e anche di Monza, perché in questo modo, Emilio, oltre a dare un po'... Scusami se ti interrompo, te dovresti spostare un poco che mi pare che arriva male la tua voce. Mi sentite meglio adesso? Forse ti stai emozionando troppo per questo gol dell'Inter, eh? Adesso mi dovreste sentire meglio. Ma meglio adesso. Ok, dicevo, la Cittanovese ha fatto una vittoria molto importante anche per come è maturata, perché è successo in rimonta e la Cittanovese, che è un'ottima squadra, aveva bisogno di recuperare un po' di certezze più sulla testa che non per altro. La Palmese continua in questa marcia incredibile che secondo me diventa quasi difficile da spiegare per tutta una serie di situazioni legate anche a come è maturata l'iscrizione della squadra. Il Rosciella purtroppo è caduto a San Cataldo, ma il campo della San Cataldese è veramente ostico, quindi io credo che la squadra di Passiatore più avanti avrà modo di mostrare quella che è la sua stoffa. Arriviamo poi a Locri-Castrovillari, che è stata una partita dove il Castrovillari ha fatto uno sfoggio assoluto di cinismo, mentre il Locri ha mostrato tutti quelli che sono i suoi limiti, perché oggi Locri ha fatto la partita che poteva fare per la struttura di squadra che ha, che comunque a oggi è andata molto oltre quelle che potevano essere le più rose aspettative, per cui adesso, per non disperdere quanto di buono è stato fatto e resta, dati i punti e la situazione in classifica con le squadre dietro, bisognerà mettere quei puntelli giusti sul mercato per far sì che la squadra possa salvarsi tranquillamente. Emilio, a proposito di mercato, io mi pare di aver letto che c'è stato un po' di movimento, il Castrovillari ha avuto alcune uscite, in entrata è arrivato De Simone dal Corigliano, il Locri stesso è entrato Biancola dell'ex Messina, mi pare, Carbone. Sì, sono entrati questi due giocatori a Locri, De Simone ancora non è arrivato al Castrovillari. Io oggi ho parlato con qualche dirigente rossonero, diciamo, nel nostro mercato in realtà inizierà da domani, cioè da lunedì, anche perché effettivamente è stato un po' anomalo questo inizio di mercato a 24 ore dalle prime partite. Diciamo che c'è da capire il Castrovillari che cosa vuole fare, nel senso, se il Castrovillari aumenterà di qualità, allora significa che loro continuano a puntare sui playoff. Io prima sentivo che si parlava dell'utilità dei playoff, nulla, in Serie D non contano nulla. Mi dispiace dirlo, ma è questo, perché poi faccio un esempio che ci è tornato a nostro vantaggio quando due o tre anni fa, ora non ricordo di preciso l'annata, li vinse la Cavese e poi adesso è ripescata fu la Regina. Quindi questo dimostra quanto valgano zero. Mentre per il Locri il discorso è più pregnante, perché il Locri ha bisogno necessariamente di puntellare la rosa per dare, come ho detto un attimo fa, senso al buon campionato fatto fino adesso in termini di punti conquistati. E allora diciamo che è importante quello che succede in coda, specialmente, particolarmente, purtroppo per le calabresi, in questo caso per il Rocella, che anche lui mi pare che ha avuto movimenti, anche a Rocella ci sono stati dei movimenti, sono arrivati tre giocatori, Amelion, Gom, Dioff, se n'è andato di Cuonzo, e però mi pare che, come certe volte avviene, che quando si cambia allenatore la squadra ha una reazione. Questa volta l'uscita di Mimmo Giampà non è che ha portato moltissimo al Rocella, mi sbaglio? Ma il Rocella ha vinto la prima partita contro l'Igea, la prima partita con Passiatore, ha perso le altre due, che sono state due trasferte. È chiaro che per valutare l'impatto di un allenatore ci vuole un po' di tempo, per cui adesso stiamo a vedere un attimo come andranno ad assestarsi nel momento in cui il mercato sarà finito. Anche in questo senso, parlando con il dottore Federico, che è il nuovo direttore sportivo, di nuovo è tornato più che il nuovo direttore, sicuramente oltre questi tre ragazzi che sono stati innestati, la formazione Amaranto farà qualche altro colpetto. Allora, visto che sei nell'intervallo di Roma-Inter, vatti a mangiare un pasticcino, riposati, dai, riprenditi.
Grazie, no, ma sto bene alla fine. Parliamo sempre di un gioco molto bello, molto appassionante, ma è sempre un gioco e non dobbiamo mai perdere la misura di questo. Bravo. Emilio, sei comunque un grande e permetti, qui abbiamo un ospite bellissima, Gemma Ranieri, la puoi salutare perché così la inquadriamo e sarà salutata dal direttore di Stadio Radio Emilio Lupis. Con piacere, un saluto, un grande abbraccio a Gemma e a tutti voi che siete in studio e a quelli che ci stanno ascoltando, che poi sono la parte più importante di quello che noi facciamo. Ok, grazie Emilio, ci sentiamo ciao, presto. Ciao, grazie. Eccoci, e allora hai visto Gemma, qui ci stanno vedendo dappertutto, cioè, ma una domanda, se riesci a rispondere vicino al microfono, quanto è bello il tuo papà? Parla qua. Tanto. Bravo. Ecco qua, io so che Gemma è una ragazza in gamba e quindi perdonami Fausto, ma il calcio è calcio, ma noi abbiamo qui una bambina che rappresenta il lato migliore di tutto il genere umano in questo momento. Non metterli in imbarazzo, che quello che non ci mancherebbe pure. Sì, perché dire che Giuseppe Ranieri è bello è un po' forte. È appunto per questo, no? E allora passiamo subito all'eccellenza, andiamo a vedere i risultati e andiamo appunto a commentarli. Risultati e classifiche dell'eccellenza. Dopo 13 giornate, Bocale Acri 2-0, Corigliano Bovalinese 2-0, Cotronei Reggio Mediterraneo 1-2, Rossanese Scalea 1-0, Paolana Gallico Catone 1-0, Sersale Siderno 0-0, Soriano Cutro 3-1, Trebisacce Isola Caporizzuto 5-0. Vediamo la classifica conseguente. Reggio Mediterranea 32, Corigliano 31, 23 Rossanese, 22 Bocale, 21 Cotronei, 20 Paolana. A 16 punti troviamo un trio, Trebisacce, Sersale e Scalea, 15 per la Bovalinese, 14 Siderno e Soriano, 10 Gallico Catone e Isola Caporizzuto, 6 Cutro e Acri. E anche qui, prima di Fausto, vorrei sapere giusto una battuta da parte di Andrea Paunese e poi di Giuseppe Ranieri. Che classifica è? Ma è una classifica che vede praticamente il Cotronei che negli anni passati ha fatto bene, un po' in difficoltà, oggi tra l'altro ha perso anche in casa con Reggio Mediterranea. Il Sersale si pensava potesse fare un po' meglio, anche lui sta un attimino soffrendo. E poi c'è il Cutro, insomma, che sta, come dire, andando un po' malino, è l'Isola Caporizzuto. Diciamo che il Reggio Mediterraneo sta facendo da padrona questo girone, diciamo. Prego Giuseppe. Anche qui la prima della classe, la Reggio Mediterranea, si conferma prima in classifica, viaggia di misura sulla seconda. Le battute finali della classifica dicono che Acri e Cutro non stanno facendo bene sicuramente, perché stanno soffrendo fin dall'inizio del campionato, mentre il Sersale e il Trebisacce potrebbero fare ancora qualcosa in più in questa classifica, sicuramente. Fausto, la palla a te in attesa di Vincenzo Tarzi. No, la palla la passiamo direttamente a Vincenzo, che passiamo da un interista a un altro, adesso magari lui si gode dell'intervallo, l'altro ha dovuto abbandonare un pochettino. Ciao Vincenzo, buonasera. Buonasera, ciao, buonasera Vincenzo. A tutti voi. Anche tu contento, vero? Di cosa? Non lo so, così dicevo, perché tanto per dire, perché ieri si è andata alle luminarie a Salerno. Partita finisce quando abito fischia. Ma io per le luminarie dicevo. Ah, luminarie sì, beh. Però noi ti facciamo i migliori auguri comunque per la partita. Sentilo il Juventino. Vincenzo, senti. E allora andiamo. Se proprio un Juventino, proprio si vede dalla faccia, quando lo incontri dici questo è Juventino. Ma nelle ossa, nelle battute proprio, il Juventino tremendo proprio. Ma andiamo sull'eccellenza, Vincenzo, com'è andata oggi? Ma com'è andata? È andata una giornata che prepara questo scontro di domenica prossima. La Reggio Mediterranea resta in testa appunto per questo scontro diretto, mantenendo per il momento questo punto di vantaggio, aspettando anche il recupero che ci sarà nel Corigliano contro la Paolana, chiaramente. E in una gara difficile è andata a vincere appunto su un campo quello del Cotronei, che ha perso così subito i tre punti legali che gli aveva dato il giudice sportivo. Per il Corigliano ci ha pensato appunto Piemontese con la sua doppietta a tenere vivo sempre di più il campionato e a battere questa Bovalinese che fino a due domeniche fa era la migliore difesa del campionato. Si conferma al terzo posto questo bello Olympic, che è una squadra che, come abbiamo detto oggi,
sta lì alla finestra, aspetta gli errori degli altri. Oggi ha ritrovato Zangaro e lo stesso Savandria, che sono due uomini molto molto importanti, e ha vinto contro lo Scalea di Gregoraci. Poi il solito Bocale nel suo fortino non ce n'è per nessuno, Fausto, la bella vittoria direi anche del Trebisaccio, no? Sì. Questo 5-0 con questo ragazzo, questo francese, questo David Abdul Gueye, che sta segnando che tre domeniche, 4 e che ha riportato su la squadra di Malucchi. E il Soriano si è riscattato subito, lasciando giù lo stesso Cutro e Acri, che sono ultimi in classifica, e quindi si fa un po' tragica la situazione per queste squadre, che più il tempo passa poi è difficile recuperare tutti quei punti, certo. Il girone magari di ritorno, visto che ormai ne mancano pochi, due giornate, anche poi è difficile guardare, recuperare. Non bisogna guardare giustamente all'ultima posizione, ma bisogna guardare alla quintultima, già sono 8 punti di distacco, quindi siamo a 12 giornate, ne mancano ancora 18. Volevo dirti due cose, volevo segnalarti. Intanto per il Corigliano, si presenta, adesso comincia un tour de force, per mercoledì c'è il ritorno di Coppa Italia, domenica Reggio Mediterranea, poi probabilmente se dovesse passare il 22 ci dovrebbe, alla 16 ci sarebbe l'ultima giornata di andata, al 22 ci potrebbe essere la finale di Coppa Italia. Sì, è un tour de force incredibile, però ricordiamo che Corigliano è una bella squadra, ha già fatto due rinforzi in settimana, è arrivato Tricarico, che già l'anno scorso ha fatto molto bene il Corigliano, è arrivato Miceli a rinforzare questa squadra, è tutto dire, sicuramente sarà un tour de force, però ha gli uomini per affrontarli come le affrontano tutte le altre squadre, direi, quando hanno queste problematiche. Certo che Nucaro ha dato la possibilità al Reggio Mediterraneo di restare lì, aspettare adesso questo mercato, che lo deciderà dopo la partita di domenica, chiaramente, di sabato, che noi trasmetteremo, e quindi poi si vedrà che campionato sarà per queste due squadre. Ripeto, non sottovalutiamo quelli che stanno dietro, perché l'Olimpico Rossanese è una buonissima squadra. Il Bocale, se trova un equilibrio fuori casa, è sempre una squadra difficile da affrontare. Poi il campionato, come ben vedi, basta una partita come quella del Trebisaccio di poter tornare su. C'ha un po' il Sestrale in affanno, che non riesce a vincere, porta a casa per il momento pareggi. Ecco, a proposito di mercato, già hai nominato qualche giocatore, lo Scalea ha preso Angotti, il Gallico ha preso Mangiola, qualche altro giocatore è arrivato anche alla Reggio Med, pare che ancora non è confermato, però volevo dirti, a proposito del mercato, secondo me, tu ritieni giusto che si faccia adesso, quando mancano 3 giornate alla fine del girone d'andata? Non sarebbe stato più giusto farlo durante le vacanze, durante la sosta? Assolutamente sono d'accordo con te, come sono d'accordo con altri colleghi di cui abbiamo discusso anche tra di noi. Secondo me la sosta è dal 16 al 6 e in quel periodo si potrebbe fare benissimo il mercato, quindi si potrebbero evitare un sacco di polemiche, come si spesso, spesso in questi campionati si cerca sempre qualche spunto per aprire le polemiche, come i recuperi che ci sono stati. Ricordati, Fausto, che questo campionato è nato già con 2 penalizzazioni, poi ci sono state 2 partite da recuperare, adesso poi c'è stato un ricorso, cioè anche il fatto, no, abbiamo detto anche volte, ma spesso anche con te, cioè, ma è possibile che non si possa fare un comunicato della Lega Nazionale e del CRC Calabrese il primo di agosto iniziale, in cui vengono segnati tutti quanti i giocatori che sono stati sotto diffida, che sono squalificati, e si eviterebbero un sacco di cose. A proposito, l'ultima cosa che ti volevo segnalare, io farei i complimenti al segretario del Cotronei, perché è riuscito a vincere una partita dopo 8 giornate di campionato, un giocatore del Soriano, sappiamo, che aveva giocato l'anno scorso nella Juniores della Vibonese, aveva scontato 2 giornate di squalifica, ha fatto 8 partite di campionato, nessuno se ne è accorto che era squalificato, se ne è accorto il segretario del Cotronei, ha vinto la partita 3-0, dopo, se non sbaglio era alla 9ª giornata. Sì. però Fausto, diciamo che ci sono anche degli spioni, Però come ci sono gli spioni, ci potevano essere per le altre squadre. D'altra parte il Soriano probabilmente aveva i giocatori già dalla prima giornata in posizione irregolare. Hanno sbagliato quelli che l'hanno incontrato prima a non fare ricorso.
Ma guarda caso questo succede sempre con quando questi giocatori provengono da partite di allievi, juniores, sì, che questo nessuno è vero. Va a guardare e quindi succede questo. Quindi c'è un servizio di intelligence. Allora noi ringraziamo Vincenzo Tarsia, ci sentiamo domenica prossima, Vincenzo. No, direi che domenica prossima... che cos'è domenica prossima? È domenica. Bene, sì. Vieni in studio forse... domenica prossima, Vincenzo. No, mi riferisco alla battuta di Giorgio. Ci potremmo sentire anche venerdì, magari. Va bene. Venerdì lo potete fare, ma venerdì, domenica vieni in studio qua direttamente. Noi siamo 3 metri sotto il cielo. Sì. Va bene, grazie Vincenzo, grazie per la simpatia e la disponibilità. Ciao, per la vostra gentilezza. Arrivederci. Intanto sono arrivati dei messaggi, vediamo un saluto. Sì, ormai facciamo di tutto. Un saluto al mister e poi ci sono arrivate delle immagini da Serra per quanto riguarda il successo sul Filandari della Serrese, di cui parleremo successivamente. Quindi tra poco manderemo in onda questa immagine. A questo punto ci tuffiamo in quella che è la promozione Girone A, andando a vedere come di norma i risultati e le classifiche. Eccola, 13ª giornata anche qui, Morrone Amantea 3-2, Schiavonia Roggiano 1-1, Promo Sport Vigo Lamezia 0-0, San Biasse Sanfili 4-0, San Marco Rossanese Reti Bianche 0-0, Belvedere Bruzium Cosenza 3-0, Cassano Garibaldina 0-1, Aprigliano Juvenilia 1-2, due partite con vittorie in trasferta. In classifica Morrone 33, San Biasse 30, Roggiano 28, Rossanese 25, Vigor Lamezia 23, San Marco 22, Belvedere 19, Juvenilia 16, Cassano Garibaldina 15, 13 punti per lo Schiavonea, 12 per il Sanfili, 10 per il Bruzium Cosenza, 9 Amantea e Aprigliano, 5 Promosport. E qui ci vediamo il primo servizio della serata relativo alla partita tra Promosport e Vigor Lamezia. Andiamo a scoprire cosa è successo. Siamo qui sul dopo partita di Promosport Vigor Lamezia, abbiamo qui ospite il mister della Vigor Lamezia. Allora mister, una partita un po' sfortunata, diciamo altamente sfortunata, pure un rigore sbagliato alla fine, cioè, poi alla fine insomma un pareggio che sarà un po' di amarezza. Purtroppo assolutamente sì, abbiamo fatto una grossa prestazione, non devo dire niente ai ragazzi se non quello di essere più cattivi sotto porta e per il resto aver creato tante occasioni, aver sbagliato anche il calcio di rigore. Poi il calcio è così strano che al 90esimo rischi pure di perdere una partita del genere quando con, io credo, uno dei pochissimi tiri in porta fatti da loro e rischiavi anche di uscire sconfitto. Però ripeto, sono sempre fiducioso assolutamente, perché prima o poi queste situazioni finiranno. Non credo che tutte le domeniche possiamo prendere il palo alla traversa e che ci possa fermare sistematicamente, arriverà alla fine. Anche noi, Tony Lio, mister della Promosport. Allora mister, dopo tante amarezze oggi un buon risultato e alla fine voglio dire stava anche sfuggente per un rigore che alquanto dicono qua dubbio, però io c'era la mia posizione, non ho visto bene, ho visto solo due giocatori cadere, ma tu forse sei meglio posizionato. Sì, no, per quanto riguarda il rigore ho visto il nostro difensore Gallo che è anticipato, poi stava andando per rinviare, però è caduto a terra insieme all'attaccante della Vigo. E non so che cosa abbia visto l'arbitro, però poi alla fine, una volta che dà il rigore, lo devi accettare, anche se secondo me non c'era, però è stato bravo Lucia ad intercettare il rigore al Russo, mantenendo questa partita sullo 0-0 che per noi è un punto troppo importante, anche se alla fine avevamo avuto l'occasione là, la doppia occasione con Costa e Caturano che è stato intercettato due volte da Corigliano. Però questo per noi deve essere un punto importantissimo e da qua dobbiamo ripartire per cercare di fare questa scalata e uscirne fuori al più presto possibile. Sicuramente la Vigor c'ha uomini importanti, vedi gli ultimi due che hanno preso, Russo e Tripodi, sono due giocatori che con la promozione non c'entrano niente. C'è un organico costruito per vincere, però ora non so, visto che sono a 10 punti dalla prima, inizia a farsi dura. Cioè, mi auguro per loro che riescano a raggiungere l'obiettivo, però sinceramente il calcio è strano, cioè, puoi prendere qualsiasi giocatore, però poi se alla fine non fa risultato. Con noi anche Francesco Covigliano della Vigor Lamezia, numero 7.
Sicuramente la Promosport è una squadra che si deve salvare, come tutte le squadre che si devono salvare, danno tutto. Giocavo, giustamente questo era un derby e quindi è una partita sentita. Noi possiamo recriminare tante occasioni, la traversa, il rigore, in ogni caso oggi penso che ci è mancato anche un pizzico di sfortuna. Però io penso di fortuna, che, diciamo, di fortuna. Sì, un pizzico di fortuna, ecco. Però dobbiamo ripartire subito perché da questi errori noi dobbiamo essere subito tutti pronti e compatti e ripartire da questa partita andata male e subito cercare di prenderci i punti che abbiamo perso. Con noi anche Gianluca Lucia, eroe della partita di oggi con la Promosport, grande parata sul rigore di Russo alla sua sinistra, ma credo che non solo il rigore abbia fatto ottime parate. Gianluca, dopo anche l'esperienza di Maeda, anche l'anno scorso con la Vigor, oggi da ex è affrontato la tua squadra, direi alla grande. Sì, ciao Francesco, innanzitutto ben ritrovato, è un piacere vederti. Sì, sono contento per la mia prestazione, ma soprattutto perché la squadra è ritornato a fare i punti, per noi era fondamentale. Sono un ex, ho grande stima di tutti i dirigenti, di tutti i ragazzi della Vigor, però per noi oggi era fondamentale, quindi sono veramente felice di aver portato un punto per la squadra. Allora io chiederei ad Andrea Paonessa una domanda sulla promozione girone A per mettere in difficoltà Fausto Varano. Difficilmente lo metto in difficoltà. No, diciamo che il Morrone sta dimostrando quanto di buono già iniziato lo scorso campionato. Sta facendo, diciamo, da padrone questo girone. Abbiamo anche le immagini di Morrone a Mantea. Sì, la società seria che ha fatto del calcio in passato e che sta ritornando alle sue fasi, diciamo. E la Vigor Lamezia si pensava che, come dire, come ha detto anche il mio amico Mister Tonilio, è costruita sicuramente per fare il salto di qualità, ma al momento sta attraversando un po' di problematiche. Dimostra il fatto che ha già cambiato l'allenatore e non stanno, come dire, rendendo per quelli che sono i nomi della rosa. Oggi sicuramente era un derby, sicuramente era sentito, però i punti di differenza dimostrano che la Vigor Lamezia doveva fare sua la partita, insomma. Faccio un grosso in bocca al lupo comunque al mister Tonilio, che presto riesca, come dire, a fare i punti necessari per fare questa scalata e raggiungere una salvezza, diciamo, meritata secondo me. Riusciamo a metterlo in difficoltà Fausto con la domanda pepata sulla promozione A? Ma ci proviamo. Possiamo dire, secondo te Fausto, che il girone A del campionato di promozione è quello che delinea maggiori equilibri tra la classifica e gli equilibri delle squadre rispetto al girone C e al girone B? E allora, intanto diciamo che abbiamo detto parecchie volte che questa per noi è una eccellenza bis, perché la presenza di alcune squadre importanti, le vediamo, proprio quelle che sono in testa alla classifica, Morrone, Sambiase, Roggiano, Rossanese, Vigor Lamezia stessa, insomma tutte queste squadre sono squadre che hanno avuto dei passati importantissimi e davvero sono, oggi rappresentano un campionato molto equilibrato. Io volevo accennare un attimino, l'altra volta, non so se ricorderai Giorgio, ci hanno mandato un messaggio, dice non parlate mai della Mantea, ecco, quando è il momento ne parliamo, parliamo anche della Mantea. Ieri per esempio la Mantea poteva fare lo scherzetto, stava facendo lo scherzetto alla Morrone, prima in classifica, perché è stata sconfitta proprio sul finale di gara, proprio ha reso difficile proprio la gara alla capolista, quindi è una cosa importante. A proposito della Promosport, come diceva Andrea, già domenica scorsa, lo ricorderete, stava vincendo sul campo della Rossanese, poi venne sconfitta alla fine per 4-3, quindi una squadra che è in evoluzione, in movimento, e poi con i movimenti di mercato che ci saranno, per esempio oggi la Vigor aveva già avuto degli innesti importanti, mi pare che ha preso Tripodi dal Gallico, Russo
dall'Isola, Arcuri era un portiere ex del Maida, quindi ha preso già diversi giocatori e quindi c'è questo movimento nelle squadre. Ripeto, io per non tornare sul discorso che facevamo prima, per me è sbagliato questo mercato ammesso adesso, perché intanto perché si vanno a cercare dei giocatori che inevitabilmente già giocano in altre squadre, quindi bisognerebbe chiedere se sono disponibili a spostarsi, e creano un po' di turbativa, credo io, e questo secondo me non è bello, non è giusto, perché poi effettivamente scendere in campo con dei pensieri diversi da quelli che si hanno per poter giocare, dover giocare la partita, non credo che faccia bene. Per quanto riguarda, tornando e chiudendo la domanda che mi ha fatto Giuseppe, sì, questo è un girone sicuramente più forte e più equilibrato dell'altro girone, perché adesso vedremo che nell'altro girone c'è un San Luca che davvero è sproporzionato. Fausto, volevo chiederti una cosa io. Se Sky ha un'intera squadra per il calciomercato, noi abbiamo solo te. Possiamo fare affidamento per le chicche più chicche che ci sono? Io cerco di muovere. Intanto oggi è il primo giorno. Non è che ci tradisci per Sky? Assolutamente no. Lì hanno già Di Marzio, quindi Gianluca, quindi è più preparato, e anche più telefonini dei miei. Io ne ho qualcuno soltanto. No, dicevo, oggi siamo ancora al primo giorno, anzi... Per esempio ti do una notizia, è stata rinviata una partita della, se non sbaglio, della promozione Girone B, che doveva essere anticipata a sabato, è stata rinviata a domenica, quella dell'eccellenza proprio, che doveva essere rinviata, doveva essere giocata ieri per la diretta televisiva, è stata rinviata ad oggi per consentire alle società di poter usufruire della giornata di mercato, perché ovviamente con oggi si potevano prendere i giocatori e avere l'opportunità di darle. Effettivamente c'è stato il comunicato, ve lo posso anche dire, far vedere. Ci fidiamo della tua La partita era Soriano-Cutro, esattamente. Siccome le due squadre avevano l'intenzione di prendere dei giocatori per rinforzarsi, ovviamente, perché sono messe lì, di sabato non c'era la possibilità di presentare la documentazione in Lega, e quindi hanno rinviato a domenica. O perlomeno dovevano dargli il tempo di passare 24 ore, se non mi sbaglio, dal tesseramento, ecco, una cosa del genere. Grande Fausto Varano. E prima di tuffarci nella promozione del Girone B, avevo una domanda per Gemma. Gemma, anche senza microfono, puoi fare solo cenno con la testa sì o no? No, la domanda è, hai scritto la letterina a Babbo Natale, che di questi tempi è importante? Vediamo se la inquadra il signor Siciliano. La letterina a Babbo Natale? Devi... L'ho ancora scritta. Ci dice che non l'ha ancora scritta, ma la scriverai. Perfetto, dopo mi faccio dire cosa chiedere a Babbo Natale. E andiamo subito nella promozione Girone B, andando a vedere cosa è successo oggi, anche qui risultati importanti. 13ª giornata, Africo Borgia 1-0, Aurora Reggio Bagnarese 1-3, Gioiese Archi 4-0, Villese Città di Rosarno 0-1, Rombiolese 2, Brancaleone 0, San Luca Montepaone 3-1, Stilese Gioiosa Ionica 0-1, Taverna Filogaso 0-4, parecchie squadre corsare. E quindi San Luca arriva a 35, Gioiosa Ionica 27, Bagnarese 24, Brancaleone 23, 22 per la Stilese, 19 Gioiese Città di Rosarno, 18 Rombiolese Africo, 17 Filogaso e Real Montepaone, 14 Taverna e Villese, 11 Archi, 5 Borgia e 5 Aurora Reggio. Quindi tante coppie, qui partirei da Giuseppe Ranieri, che di solito segue il Montepaone, ma che già ci può dare una panoramica che poi sarà completata da Fausto e da Andrea. Beh, sicuramente questo è un girone dove il San Luca gioca un campionato tutto a sé. Abbiamo 35 punti per il San Luca e 27 su Gioiosa Ionica. Questo già dice l'organico, come è costruito, a che cosa puntano a San Luca. Sicuramente è una squadra costruita per una categoria superiore. Stanno già guardando il futuro di questo organico. Il Gioiosa Ionica, che si posiziona sul secondo gradino della classifica, si è dimostrato una squadra degna di questa categoria, che gioca un buon calcio sia in azione offensiva che difensiva. L'Africo oggi matura, vince di misura sul Borgia, un successo, possiamo dirlo, quasi annunciato, perché il Borgia non sta brillando, l'Africo dimostra comunque di muovere bene le sue pedine.
E per il resto possiamo dire che l'Aurora in condominio col Borgia all'ultima posizione, ormai non pare avere molte frecce da sferrare. Sicuramente la Bagnarese, che si trova in terza posizione, ed il Brancaleone quarto, giocheranno per cercare l'assedio sulla seconda posizione. Poi il resto ancora, siamo quasi arrivati al primo giro di boa per questo campionato e vedremo cosa accadrà alla luce della seconda parte del campionato. È stato esauriente, Giuseppe, ma tu puoi aggiungere qualcosa magari sul Monte Paone o sulle squadre più vicine a noi, sul Taverna Sì, e il Borgia? diciamo che per contrapporre quello che ha detto Fausto prima, se il girone A è un'eccellenza bis, questo è a un livello molto molto medio. Io ho avuto la fortuna di vedere un po' di squadre a Catanzaro Lido perché giocano sia il Borgia in casa che il Taverna e mi sento di dire che, tolto il San Luca che sta facendo ovviamente un campionato a sé, costruito sicuramente per fare i salti di qualità, il livello è molto medio. Il Borgia sta faticando e non poco anche in casa a fare punti utili per la salvezza e sicuramente il Monte Paone del mister Pisano che, ripeto e ribadisco, è uno degli allenatori più preparati che io conosco. Sicuramente è lì, fa un po' di fatica, ma mi auguro per lui che possa raggiungere una salvezza tranquilla che credo almeno per questo primo anno sia l'obiettivo della società, insomma. Fausto, qua diventa sempre più difficile con ospiti così preparati dire qualcosa, però dal tuo scranno di Cassazione ci aspettiamo qualcosa. No, io dico due cose diverse, soltanto a beneficio dei nostri telespettatori, diciamo che nella classifica l'asterisco a San Luca e a Borgia non c'è più, perché la partita è stata recuperata questa settimana. È stata una partita un po' strana, addirittura ha avuto un'evoluzione pesantissima per il Borgia, un risultato che di po poche volte si vede sui campi di calcio, perché noi siamo abituati ormai a dire che quando una squadra dimostra una certa superiorità, a un certo punto si ferma, mantiene il gioco, mantiene la palla. Invece San Luca Borgia mercoledì è finita 10-0 per un campionato di promozione, credo che davvero stoni in tutti i sensi, sia per chi lo fa che per chi lo riceve un punteggio del genere. E quindi questo mi sentivo di dire, con tutto l'affetto che ho per la squadra del San Luca che sta dominando questo campionato. Mercoledì si gioca l'accesso proprio alla finale di Coppa Italia, unica squadra di promozione a giocarsi questa partita, se la gioca in casa contro il Bocale, all'andata finì 2-2, quindi potenzialmente potrebbe arrivare davvero a fare la finale con la vincente tra Corigliano e Paolana. Da precisare che in ogni caso, se dovesse finire Corigliano-San Luca la partita, ci giocherà la Coppa solo per il prestigio, perché in effetti poi alla fase nazionale andrebbe in ogni caso il Corigliano, perché deve andare per forza la squadra di eccellenza, anche se dovesse perderla, essendo seconda classificata nella Coppa Italia, andrebbe il Corigliano, quindi in ogni caso a fare la fase nazionale delle vincenti di Coppa. Perfetto, volevo chiedere. Un'ultima cosa a Sì, proposito di mercato, mi hai chiamato per il questo. mercato, oggi è stato oggi, in questi giorni è stato ufficializzato il nuovo tecnico della Stilese, sapete che è stato esonerato Vittorio Leotta, c'è stato un tira e molla, se sì, se no, se sì, se no, c'è stato il comunicato ufficiale, Alessandro Caridi, il nuovo allenatore della Stilese, non ha portato bene, come di solito succede, perché oggi poteva scavalcare proprio quel gioioso di cui parlava Giuseppe poco fa, e invece è stato battuto in casa e quindi è rimasto in quinta posizione. Se mi consenti, Prego. generalmente quando si cambia un allenatore in corso di campionato e quindi un allenatore si trova ad amministrare una squadra con meno di una settimana a disposizione, l'unica cosa che può fare è quello di scuotere un po' lo spogliatoio per dare quella scura psicologica maggiore. Probabilmente non ci è riuscito, i calciatori dovranno comunque abituarsi ai nuovi schemi, quindi è normale, ecco. Quindi è meglio non cambiare, dici tu. Ma io non cambierei mai un allenatore in corso di Beh, è campionato, vero. ecco, non lo farei mai, poi.
Certo, no, la Serese quest'anno era partita con altra ambizione, è partita male, sai, quando, purtroppo quando succede questo, quelli che pagano sono sempre gli allenatori. Mentre Leotta, Vittorio Leotta è un signore, un buon allenatore, è stato un buon giocatore, e oltretutto davvero è un signore come persona. E poi, sempre se mi consenti... Sempre, è tutto lecito, per tra i giornalisti è tutto consentito. Giuseppe, tu fai parte della famiglia, quindi tutto è consentito. Io vi ringrazio, siete troppo buoni. No, era giusto spendere due parole per riallacciare al caro amico su questo Monte Paone, un Monte Paone che giustamente, come dici, mira alla salvezza, erano questi gli obiettivi da parte della società, e mi sento di dirlo perché per la Gazzetta seguo il Real Monte Paone. Con un pizzico di cinismo in più potrebbe sedersi già su qualche gradino più alto della classifica, a parte la gara di oggi, ma abbiamo visto anche in alcune gare in casa come il Monte Paone, se fosse un po' più cinico, riuscirebbe sicuramente a vincere con più facilità. Mi sento di dire, comunque, conoscendo l'organico e mister Pisano, che è un uomo di spogliatoio e comunque un ex calciatore, che questa squadra potrebbe comunque fare qualcosa in più. Perfetto. Gemma si trova a suo agio perfettamente nei nostri studi. Puoi fare un saluto alla maestra e ai compagni di scuola, perché domani li vedrai e direi: io sono stata in televisione. Un saluto. Come si chiama la maestra? Suor Nicolina. Suor Nicolina. E allora qua salutiamo tutti Suor Nicolina, perché è fondamentale. Ciao Suor Nicolina, domani viene Gemma. E allora tuffiamoci subito nella prima categoria, il girone A, perché noi siamo delle persone ordinate. Eccolo, Bisignano Fuscaldo 1-0, Cetraro Real Montalto 0-4, Praia Tortora Geppinonetti 5-0, San Lucido Rose City 0-0, Tavernese Amendolara 2-2, Rocca Calcio Sant'Agata non disputata, New Academy Mirto Crosia 1-3, ha riposato la Virtus Diamante. E se vi state chiedendo qual è la classifica, noi vi rispondiamo subito: Praia Tortora 30, Real Sant'Agata 25, Real Montalto 21, Mirto Crosia e Bisignano 18, 17 per Rocca Calcio e Rose City, Tavernese 15 insieme con Geppinonetti, San Lucido 14, Virtus Diamante 10, New Academy 9, Fuscaldo 8, Cetraro e Amendolara 5. Fausto, si ripetono delle coppie in coda alle classifiche? Sì, questo intanto ci dice che non ci sarebbe la retrocessione diretta, perché sappiamo che per quanto riguarda l'ultimo posto in classifica, se dovessero arrivare due squadre a pari punti, ci sarebbe lo spareggio in ogni caso, non c'è la come nella prima posizione. Mentre per le altre posizioni si tiene conto della classifica avulsa, per le ultime posizioni per l'ultima posizione non è così. Nulla, non è cambiato nulla, in pratica il Praia ha fatto il suo dovere vincendo la partita, il Sant'Agata è stato fermato, diciamo, dalla partita non giocata, quindi si mantengono, diciamo, potenzialmente i due punti di distacco, anche se ovviamente, ricordiamolo, le partite prima vanno giocate e poi si parla di incamerarsi i tre punti. E a proposito di Natale e di giocare le partite, ad Andrea Paunessa mi pare che Babbo Natale porterà 60 squadre giovanili di tutta Italia in un torneo che abbiamo visto anche la pubblicità all'inizio, ma possiamo saperne qualcosa in più? Sì, non proprio Babbo Natale li porterà, però li porterà il duro lavoro svolto in questi mesi a prodigarmi a invitare squadre, ovviamente scuole calcio, dal centro-sud e molte squadre professionistiche. L'anno scorso abbiamo fatto lo stesso evento con 48 squadre e quest'anno ci siamo un po' superati, raggiungendo la quota di 60 squadre, quindi nelle due giornate 22 e 23 dicembre si sfideranno presso il centro federale di Catanzaro e lo stadio Andrea Curto di Catanzaro Lido quasi 1000 bambini, l'età diciamo che va dagli 8 ai 13 anni, dare slancio anche al calcio giovanile nella nostra città, che è ovviamente dà risalto anche alle scuole calcio e a tutto il movimento. È un impegno già che ho preso l'anno scorso, che cercherò di portare avanti tutti gli anni, facendo sempre meglio, dando delle novità anno dopo anno. È una soddisfazione veramente grande,
A Catanzaro non c'è mai stato un movimento del genere, quindi da 2 anni cerchiamo di presentare tutto quello che è il calcio giovanile nella nostra città. E questi bambini vengono accompagnati anche ai genitori, quindi non chiediamo camere d'albergo a Catanzaro e dintorni in quei giorni? Diciamo che qualche albergo l'abbiamo opzionato per Catanzaro Lido e Catanzaro. Volevo ringraziare a tal proposito sia la federazione che ci dà la possibilità di occupare il suo impianto per questi 2 giorni e anche la Vigor Catanzaro nella persona del presidente Gianluca e Saverio che ci danno la possibilità di utilizzare il loro impianto per questi 2 giorni ricche di sfide. Giorgio, a proposito di locandine e di eventi, ringraziamo il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, Raffaele Pilato, che ci ha fatto pervenire una locandina. Se la regia dovesse averla pronta, la può far vedere. Domani ci sarà un incontro tra pubblico, staff tecnico e dirigenti del Rende Calcio allo stadio Lorenzonno di Rende, domani pomeriggio 3 dicembre alle ore 17:30, si parlerà dell'organizzazione societaria al modulo di gioco, una delle tante iniziative che fa l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, l'AIAC, nell'ambito delle proprie manifestazioni. Io l'ho letto perché mi è stato mandato, poi magari più avanti faremo vedere direttamente anche la locandina. Grazie. Anche perché è la nostra filosofia, il calcio, ecco. Questa è la locandina che ci ha mandato il presidente Pilato, come ha detto Fausto, e io questo volevo sottolineare. La nostra filosofia è quella che il calcio poi in fondo è dei bambini e noi per stare nel mondo del calcio vogliamo essere come i bambini, ecco perché parliamo di questi tornei, ecco perché c'è Gemma anche stasera, grazie alla cortesia di Giuseppe Ranieri. Noi lo guardiamo sempre con gli occhi di bambini innamorati, vero Giuseppe, il calcio? Lasciando stare la passione per questo grande sport, io quando penso al calcio ritorno bambino e come tutti i bambini ho sempre sognato un grande prato verde e la palla tra i piedi e via, il sogno e la magia si concretizza. Arrivare in porta. Sì, no, questo è il sogno che abbiamo tutti quelli che seguiamo questo sport, è la magia che rende un bambino felice. Oltre ad essere uno sport formativo come gli altri, va fatto un plauso all'iniziativa posta in essere da Andrea, perché non è soltanto mettere luce alla sua iniziativa quanto l'importanza che riveste. Se noi paragoniamo questo a quello che succede in Germania, noi sappiamo, non siamo stati ai mondiali, siamo usciti con la Svezia. Però è stato dimostrato come, per esempio, in Germania, che non ha avuto un grande mondiale quest'anno, ma ne ha fatto parte, si vanno a potenziare nei piccoli distretti le piccole scuole calcio per cercare di portare sempre più atleti in grado di vestire una maglia da nazionale. Quindi queste sono belle iniziative che possono fare bene al calcio. Perfetto. Prego. Il mondo del calcio giovanile ovviamente è in evoluzione continua, perché di scuole calcio ce ne sono ovunque, ce ne saranno ancora tante. Spesso queste scuole calcio vengono fraintese dai genitori che accompagnano i propri bimbi. E quindi ai genitori io direi semplicemente una precisazione. Lasciamo divertire i bambini, perché veramente sono loro i protagonisti e sono loro che decideranno del loro futuro. Sicuramente sui campi oramai si vede il genitore che pensa di avere il fenomeno in casa e quindi rovina quello che è il divertimento puro dei genitori. Quindi io l'appello che faccio a tutti coloro, io sono anche un papà, ho anche mio figlio che gioca nella scuola calcio, dico semplicemente di lasciarli divertirsi, nel vero senso della parola, senza dare loro dei pesi che non meritano, insomma. Benissimo, Fausto, e siccome tu sei un romantico, volevo sapere se tu ti emozioni sapendo che grazie a Sasà Iapello, Antonio Siciliano e Anton Luca Franco in questo momento siamo in televisione, siamo su www.soverato1tv.net, siamo su YouTube, su Facebook, anche alla radio. Io ho il cuoricino che mi batte, il tuo?
Anche, certo. Sono 17 anni che facciamo questa trasmissione, lo facciamo con tanto affetto, quindi figurati come ci batte il cuore ogni domenica. E allora, figurati come ci batterà se andiamo a vedere i risultati della prima categoria, girone B, che è anche un girone molto tirato, molto importante. Andiamo a esaminarlo. Kennedy Scandale 1-1, Nuova Rogliano Caccurese 3-0, Pallagorio Comunicando 3-2, Santa Severina San Mauro Marchesato 1-4, Stelle Azzurre Sillanum o Sillanum, Fausto? Sillanum, mannaggia, non me lo ricordo mai. Real Rocca Bernarda Sporting Catanzaro Lido 2-2, Campora Calcio Cus PSG 1-0. Ha riposato il Cerva. Vediamo la classifica con la Caccurese che pur perdendo rimane al primo posto a 28 punti, Santa Severina 27, Nuova Rogliano 22, Kennedy e Catanzaro Lido 20, Rocca Bernarda 19, Campora 17, Scandale 16, Cerva e Cus PSG 15 punti, Sillanum 2007 14 punti, Stelle Azzurre 9, San Mauro Marchesato 7, Pallagorio 6, Comunicando 3 punti. È caduta la Caccurese, Fausto? Ed è caduta anche la vice Caccurese, perché è caduta anche in Santa Severina, che domenica scorsa, al sabato scorso, è venuta a vincere qui al Curto di Catanzaro Lido contro lo Sporting. Oggi abbiamo delle immagini, questo dovrebbe essere Santa Severina San Mauro Marchesato. Esatto, quindi proprio la sconfitta del Santa Severina 1-4 in casa, quando proprio probabilmente assaporava l'idea di poter scavalcare la capolista, invece si è fatta battere in casa e quindi è rimasta distanziata di un punto. Ne approfittano poco poco alla Nuova Rogliano, effettivamente, che batte la Caccurese per portarsi a 5 punti, a 6 punti, anche se poi dobbiamo ricordare che, essendo questo un girone con una squadra in meno, ogni domenica c'è qualche squadra che deve riposare, potenzialmente Caccurese e Santa Severina hanno una partita in meno rispetto alla Nuova Rogliano, che ancora deve riposare. È buono il pareggio dello Sporting a Rocca Bernarda, una squadra che nel corso degli anni ha dimostrato sempre di fare bene e di poter fare qualcosa di positivo. E le due squadre catanzaresi, Kennedy e Sporting, alla fin fine poi sono a ridosso delle posizioni di testa, sono nelle prime cinque e possono aspirare a fare i playoff. Cosa ne pensa Andrea Paunessa di questa disamina? No, la disamina è corretta. Io ci tengo a dire che la Nuova Rogliano, che io ho visto sia contro la Kennedy che contro lo Sporting, mi ha fatto una grossissima impressione. Non dimentichiamo che è una neopromossa, l'anno scorso ha vinto il campionato di seconda, è una società super organizzata, sta di fatto che ha battuto comunque una Caccurese che, da quello che mi giunge, ha un organico altamente sopra la media. Sicuramente il campionato la nuova Rogliano se la giocherà fino in fondo. Detto questo, magari alla fine la spunterà comunque la Caccurese. Per quanto riguarda le altre squadre, devo dire che vedo, anche perché la distanza me lo permette, sia lo Sporting che la Kennedy più da vicino. La Kennedy è una squadra giovane, giovanissima, che comunque sta facendo bene, pecca ogni tanto ovviamente di esperienza per via appunto dell'età giovane della sua rosa, però sta facendo un ottimo campionato. Lo Sporting sta facendo bene, io mi sento di dire che è una delle poche squadre che forse esprime il miglior calcio della categoria, se non fosse che poi tutta la mole di gioco che fa magari non viene premiata dalla, diciamo, come dire, dalla non troppa forza che ha nei loro avanti. Però sicuramente anche lo Sporting ha dei nomi importanti per la categoria, ha una persona che sicuramente è preparata come il mister Patti. Poi io sono legato ovviamente al presidente Tarantino, al quale auguro il meglio per questa società e che presto possa raggiungere quelli che sono, che io so che sono i, diciamo, i suoi obiettivi. Quindi poi queste categorie sono sempre comunque spezzate in due, dal girone A in poi praticamente vediamo 10-15 squadre racchiuse in 10-12 punti e poi uno spacco verso il basso di quelle 5-6 squadre che fanno fatica a fare punti, insomma.
Giuseppe, in 20 righe giornalistiche, in prima categoria, tu sei più a favore di una squadra tutta giovane o di una squadra con uomini di esperienza? Ma in qualsiasi categoria tu ti trovi a giocare il calcio, dovrai sempre avere almeno due o tre elementi di categoria con esperienza in grado di dettare legge nelle zone nevralgiche del terreno di gioco, se ambisci a giocare in un certo modo e a portarti avanti negli anni successivi. Non ho mai creduto a quegli organici fatti di solo giovani, perché i giovani sì devono giocare, devono maturare, ma hanno bisogno della guida di gente più esperta. Lo vediamo sia nei campionati minori, ma a maggior ragione lo possiamo vedere anche nei campionati maggiori. Non è un caso che tante società, si parla ad esempio di un ritorno in rossonero di un grande campione che ormai si trova in età avanzata e chiaramente è in grado di dare maggiore equilibrio alla squadra di Gattuso. Per cui non trovo sbagliato avere elementi di categoria all'interno di una squadra. Stai buono. Ciao. Salutare. Fausto, abbiamo detto tutto sul girone B o cioè perché stavi studiando la classifica? No, stavo studiando che per quello che diceva Andrea, l'unica pecca che ha la Nuovo Rogliano è che ha perso tre partite fuori casa, è un pareggio, quindi fuori casa è l'unica delle squadre che è in testa alla classifica ad aver perso quattro gare in tutto. Quindi ecco quello il problema che forse ha questa squadra qui. Perfetto, e allora andiamo nella prima categoria, girone C, che è quello che è un po' più vicino a noi, e leggiamo i risultati che si sono verificati. Monasterace Bivongi 3-0, San Calogero Badolato 2-1, Fronti Vallata del Torbido 1-3, US Girifalco Atletico Maida 0-1, Capo Vaticano Real Mileto 4-0, Caulonia Parghelia 2-2, Chiaravalle Nuova Valle 4-1, Xerax Pianopoli 2-3. La conseguente classifica dopo 12 giornate vede il Parghelia e la Vallata del Torbido in testa a pari punti a 27, Monasterace Atletico Maida 25, Capo Vaticano 23, Bivongi 22, Caulonia 21, Fronti 19, Chiaravalle 16, Badolato Girifalco insieme al San Calogero 14, Nuova Valle 9, Pianopoli 7, Real Mileto 3, Xerax 0. E qui Xerax. Ma mi piace di più Xerax. Non c'era, da Xerax. E come hashtag? Hashtag è un'altra allora cosa. Da oggi diremo Xerax. Grazie Fausto. E vediamo il treno dei servizi che vede Fronti Vallata del Torbido, grazie a Chetti Riolo, e poi US Girifalco Maida. Prego regia. Nel dopo partita del derby Girifalco Maida, finito con la vittoria del Maida per 1-0 con gol di Torchia, siamo con mister Cossari. E un'altra buona partita, però senza punti. Sì, abbiamo fatto una grandissima prestazione, sono contento dei ragazzi come hanno interpretato la gara, forse la migliore della mia gestione, però purtroppo facciamo una fatica enorme a finalizzare, quindi abbiamo costruito diverse palle gol, non siamo riusciti a segnare, rimane l'ottima prestazione dei miei, però alla fine zero punti, il Maida si porta a casa l'intera posta in palio e questo dispiace. E in effetti si è vista una squadra, soprattutto nella seconda parte della partita, una squadra che ha cercato di recuperare il risultato, però evanescenti in attacco, e poi in due ripartenze avete rischiato di prendere anche il raddoppio. Sì, vabbè, eravamo consapevoli di questo, quindi sapevamo che loro potevano ripartire, quindi in qualche modo abbiamo concesso qualcosa nel secondo tempo, però siamo stati bravi a tenerli sempre nella propria area, a difendere con tutti gli effettivi, poi è normale che in qualche situazione perdi qualche palla e loro ripartono, eravamo consapevoli di questo, abbiamo tantissimo cercato sto pareggio, ci siamo sforzati, non è arrivato e rimangono questi limiti in attacco, vediamo di lavorarci su per cercare di migliorarci. Il prosieguo del campionato?
proseguo del campionato. Noi quest'anno, come dicevo l'altra volta, dobbiamo fare un campionato tranquillo, viviamo di partita in partita e vediamo di partita in partita dove quello che possiamo fare. Sicuramente non guardiamo in alto la classifica, viviamo alla giornata. Vediamo adesso, vediamo se c'è la possibilità che possa arrivare qualche rinforzo, serve qualcosa per migliorarci e vediamo se arriva qualcuno. Grazie. Siamo con il mister del Maida, Alessandro. Mister, un golletto è bastato per sbancare Girifalco? Sì, sapevamo che era una partita difficile perché Girifalco, soprattutto in casa, è una squadra molto ostica, ha dei giocatori lì davanti che sanno fare molto male, poi è una squadra molto compatta che fa dell'agonismo sicuramente la sua arma migliore. Noi avevamo bisogno di trovare e cercare questa prima vittoria in trasferta che stava un po' stonando in questo nostro cammino, che in casa fino adesso abbiamo fatto l'unplanning, quindi ci mancava questa accelerazione fuori casa. In effetti nel secondo tempo, con la spinta del Girifalco, avete difeso in maniera ordinata e compatta. Sì, direi di sì, sapevamo, abbiamo fatto di proposito di lasciare qualche metro di campo a loro nella prima fase di impostazione, per poi ripartire, visto che abbiamo dei giocatori che sono bravi ad attaccare la profondità, tant'è che abbiamo avuto almeno due grosse occasioni al secondo tempo per poter chiudere la partita. Però sono contento perché i ragazzi hanno veramente interpretato la partita nel modo giusto e questa era una partita sicuramente molto, molto difficile, quindi partita importante. Tre punti importanti. Tre punti importanti per avere quella continuità che, come dicevo prima, ci mancava, soprattutto per dare continuità ai risultati in casa. Fino adesso fuori casa, eccetto la sconfitta di Mammola domenica dietro, abbiamo sempre fatto pareggi, anche se su campi ostici, quindi ci mancava questa accelerazione fuori casa per scalare ulteriormente la classifica e fare il campionato che, insomma, tutti quanti ci siamo proposti di fare. Mister, un risultato che non dà merito alla prestazione di questo Fronti, una partita che era stata preparata veramente nel dettaglio, nel minimo dettaglio, e infatti il Fronti è riuscito a contenere questa varata del Torbido che tanto, insomma, poteva spaventare visto anche la posizione in classifica. Purtroppo il risultato quindi non dà merito a questa grande prestazione. Sì, la prestazione indubbiamente c'è stata, però abbiamo commesso anche degli errori nei momenti topici della gara. Vedi l'occasione del calcio di rigore commesso piuttosto che sul secondo gol. E lì dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare. Nei momenti in cui c'è da buttare palla su, bisogna farlo senza mezze misure. Niente, siamo passati dal possibile 2-0 dove abbiamo preso un palo all'1-1. Poi la partita si è messa male perché abbiamo subito il secondo gol. Nel secondo tempo penso che abbiamo giocato nella loro tre quarti stabilmente, producendosi tanto, però non siamo riusciti a riprenderla. Poi alla fine abbiamo subito la ripartenza, abbiamo visto tutto insomma. Sì, è vero, un assedio nel secondo tempo del Fronti, tanti calci d'angolo, però nessuna concretizzazione. Poi quando è arrivato al 42esimo, diciamo, l'Eurogol di Galluzzo, da dare merito forse anche a questo Fronti che non ha mollato sino alla fine. Però non abbiamo mollato, poco prima di subire il terzo gol, insomma, il portiere loro ha fatto un miracolo su un colpo di testa di Morelli, sempre sul calcio d'angolo. Però insomma veniamo fuori da questa partita con zero punti, quindi quello è il rammarico più grande, insomma. Comunque si tratta di un girone molto avvincente, Fausto, tu come lo vedi? Sì, un girone molto avvincente perché addirittura se pensiamo che ci sono
ben sette squadre, addirittura nello spazio di 6 punti. Pensate che il Caolonia poteva avere 3 punti in più, poi il giudice sportivo questa settimana ha deciso che la partita di Mileto, che stava vincendo 2-1 per delle intemperanze che sono avvenute tra le due squadre, è stata data persa ad entrambe, quindi 3 punti in più per il Caolonia potevano significare 24 punti, e quindi dai 22 del Bivongia ai 27 di Parghelia e Vallata del Torbido ci sono appena 5 punti, e quindi è un campionato molto livellato e molto difficile. Pensate che la Vallata del Torbido, che è prima in classifica, nelle due ultime partite ha dovuto recuperare sulle squadre avversarie, si era trovata in svantaggio sia con il Chiaravalle domenica scorsa, oggi con il Fronti, poi è stata brava a recuperare e a prendersi questi 6 punti che lo tengono attaccato al Parghelia. Un Parghelia che sì, è vero che sta facendo un buon campionato, oggi è stato fermato sul pareggio da un Caolonia probabilmente arrabbiato per quello che era successo in settimana. Mister Squillace certamente non ha voluto aprire di nuovo le porte per un'altra sconfitta casalinga, e quindi voglio dire è un campionato davvero molto equilibrato. In coda invece è apertissimo nel senso che è quasi definita la situazione, lo Jerax è ancora a 0 punti dopo 12 partite, il Mileto è appena a 3 punti, quindi probabilmente due squadre che se non sistemano le situazioni in questa fascia di mercato probabilmente potrebbero rischiare di essere retrocessi direttamente alla fine del campionato. Ok, se questa è la prima categoria, girone C, andiamo ora a vedere il girone D, sempre di prima categoria, quello del Regino. Prego regia, vediamo se ci favorisce i dati, quelli sui quali poi ragioniamo. Dopo 12 giornate, Palizzi Propellaro 0-0, Bovese Bianco 2-0, San Gaetano Catanoso Borgo Grecanico 2-5, San Giorgio San Roberto 0-1, vedi che le giornate non sono sempre tutte felici, Scillese Calcio Lavagnese 1-0, Fortitudo Reggio San Michel 2-1, Real Vecchia Miniera 2-0, Rosarno Calcio Deliese 1-0. E andiamo a vedere la classifica, che vede Ravagnese a 28 punti, Borgo Grecanico 22, Propellaro 21, Rosarno e Deliese insieme a San Roberto alla Fortitudo a 20 punti, Bovese 18, San Giorgio 17, Scillese Bianco e San Michel 16, Palizzi 10, San Gaetano 9, Ludos Vecchia Miniera 8 e 4 chiude il Real. Anche qui tanti asterischi, non hanno ancora recuperato, Fausto. No, devono fare alcuni recuperi, l'ultimo, quello che abbiamo parlato domenica scorsa, di quella famosa ripetizione di gara tra il San Gaetano e la Polisportiva Bovese, alcuni hanno recuperato in settimana, sì, qualche altro probabilmente dovremmo toglierlo di asterisco, però voglio dire, i punti sono giusti, probabilmente qualche asterisco lo toglieremo strada facendo, ci siamo presi una settimana di riposo con gli asterischi questa settimana. Noi siamo legati agli asterischi, sì. Andrea, tu come la vedi questa classifica del girone D, se te la fa vedere la regia? Ma è una classifica che ha di caratteristico un po' come gli altri gironi, praticamente sono spaccati in due, ci sono 10 squadre, diciamo, dal 22 del Borgo Grecanico fino al San Giorgio che sono lì, e poi, ripeto, si spacca completamente la classifica con le ultime tre che sembra facciano proprio un campionato a parte. Quindi diciamo che nulla ancora è deciso, non c'è proprio quella squadra che come dire, ammazza campionato, ma sono tutti lì e se la giocheranno, tanto dipende ovviamente da questa finestra di mercato, poi come ogni anno ci sono squadre che si rinforzano e quindi poi cambierà, inizia un altro campionato, diciamo. Perfetto. Giuseppe, è più difficile commentare la prima categoria giovedì o convincere Gemma a non annoiarsi? Ma Gemma veramente, quando ha saputo di questo invito che mi hai fatto, è stata lei a chiedermi: papà, se non vengo io non vai tu. Esatto, e noi quindi diciamo non se penso. Non viene Gemma non sarebbe venuto Giuseppe. Sì, sì. E per la prima categoria girone D? Per questa categoria, guarda, è un campionato molto equilibrato, lo abbiamo detto ed è vero. Conti fatti, diciamo, già in testa con la Ravagnese che ha 6 punti sul Borgo Grecanico
In coda invece potrebbe fare la differenza qualche recupero di gara, perché il Bianco e la Ludos Vecchia Miniera devono ancora recuperare. Per cui... scusami, no, ti ripeto, è un errore nostro di asterisco, è stata recuperata la partita, non abbiamo tolto l'asterisco, è finita 1-1. No, la partita è stata la del Jesi con il Real, devono recuperare, e San Gaetano Polisportiva Movesi. Okay, solo quattro asterischi. Possono comunque fare la differenza questi recuperi, perché per il resto il campionato è equilibrato e rispecchia quelli che sono i volumi di gioco delle squadre. Perfetto. Volevo fare notare una cosa che è stato detto poco fa, mi pare, non ricordo se Giorgio o Giuseppe, Andrea o Giuseppe, chiedo scusa, il fatto che in coda ad ogni campionato ci sono uno o due squadre isolate, sta succedendo sia dalla Serie D alla prima categoria, sta succedendo questo, ancora in seconda non lo possiamo dire, seconda e terza non lo possiamo dire perché sono poche le giornate, però ci avviamo quest'anno a dei campionati dove le retrocessioni saranno quasi stabilite prima che si arrivi all'addirittura d'arrivo dei campionati. Perfetto, allora andiamo ora a vedere la seconda categoria, alcuni gironi, quelli che abbiamo deciso di attenzionare, come si usa dire oggi. Il girone B con Rosso-Blu Fortitudo Lamezia 2-3, Coscarello di Pignano 0-0, Falconara Nuova Figlini 1-2, Parenti Nuova Grimaldi 0-2, Sporting Carolei US Marano sospesa, Vigor 1919 Villaggio Europa 3-0. E vediamo la classifica, ora sono 7 giornate, con il Marano 17, Rosso-Blu 16, Villaggio Europa 13, Fortitudo Lamezia 12, Vigor e Parenti 11, Sporting Carolei Nuova Grimaldi 9, Coscarello 8, Nuova Figlini 6, Falconara 4, c'era anche una squadra 2, ma me l'hanno tolta, ecco, il Di Pignano. Fausto, qui cosa c'è da dire? Ma c'è poco da dire, che ancora, ripeto, sono poche le giornate, siamo alla settima giornata, qui in questo caso siamo alla settima giornata, e quindi un campionato che ancora è in divenire. Le due squadre di testa stanno facendo una buona marcia per il momento. Vedremo quando... Adesso arrivano anche i campi pesanti, quindi lì bisognerà verificare la preparazione delle squadre. E anche la resistenza fisica, esatto. Qualche calcione in più. Vediamo allora il girone C della seconda categoria, ecco che sta per apparire. E il girone C ci presenta Prasar Caraffa 1-5, Sessarese Rocca di Neto 4-1, Amaro Nialbi 1-1, Maggisano Marcellinara 1-1, San Pietro Apostolo Atletico Selia Marina 1-2, Sofome Real Fondo Gesù 2-2, Zagarise Città di Guardavalle 3-2. E vediamo la classifica, qui abbiamo più squadre vicine a noi, Città di Guardavalle 17, Atletico 16, Sessarese Marcellinara con Rocca di Neto a 14, Caraffa e Albi 13, Zagarisi 10, Amaroni 9, Maggisano 8, Real Fondo Gesù e San Pietro Apostolo 6, Sofome 5, Prasar 2. Il Guardavalle vola, ma l'Atletico Serlia tiene. Guardavalle vola, ma è stato sconfitto, ha perso una partita importante a Zagarise, però rimane in testa alla classifica, aveva i punti di vantaggio sul Marcellinara, un Marcellinara che è stato fermato sul pareggio dal Maggisano. Volevo farvi una curiosità, perché sapete che a me piace spulciare i comunicati della federazione, spiculare come si dice. La partita tra Guardavalle e Sofome, che domenica scorsa abbiamo dato vittoria del Guardavalle, in pratica il giudice sportivo l'ha data per 3-0, perché a un certo momento della partita, al 32esimo del secondo tempo, c'è stato un rigore, probabilmente una segnalazione, una rete del Guardavalle che i giocatori del Sofome hanno contestato, e dice che si sono seduti per terra e non volevano più giocare. Poi dice che l'arbitro li ha invitati ad alzarsi, si sono alzati, hanno guardato, passavano la palla a quelli del Guardavalle, quelli del Guardavalle hanno fatto un terzo gol, poi questi qua continuavano in questo modo. A un certo momento quelli del Guardavalle, quando hanno visto che non c'era resistenza, ecco, forse mi riallaccio un pochettino a quella del San Luca con il Borgia, hanno cominciato a palleggiare tra di loro fino a quando è arrivato il 45esimo. Questo è un atteggiamento antisportivo, secondo me, in ogni caso, perché anche se devi contestare l'arbitro, non si può fare in questa in maniera plateale. E se avessi 20 anni di meno riuscirei anche a leggere qui quello che c'è scritto. Comunque ringraziamo chi ci manda queste immagini. Ecco, Real Fondo Gesù, ecco, grazie qua. Che la grazie regia. E quindi poi alla fine il risultato è stato omologato sul campo, è stata data una multa, mi pare, se non vado errato, sì. Alla Sofome di 70 euro,
una squalifica per il dirigente accompagnatore e il capitano della squadra per due gare, cose che succedono nel mondo del calcio in seconda categoria. Io vorrei che la commentassero un po' anche i nostri ospiti. A mio parere è indicibile questo atteggiamento, perché per quanto si può essere in contrasto con la terna arbitrale, è chiaro che le decisioni dell'arbitro non si possono così diciamo eludere, per cui una partita va giocata a scapito di quello che può essere una decisione arbitrale. E non sono d'accordo con chi tende a giustificare questi atteggiamenti, perché non li trovo corretti. No, io ho un po' di anni sui campi, no? Ne ho visti un po' di ogni, però io mi sento di fare una provocazione, insomma, perché anche quello che è successo domenica, adesso non entro in merito perché non essendo lì, insomma, non mi posso permettere, però credo che questi arbitri potrebbero essere aiutati se la Lega decidesse di fare una semplice legge, che è quella di aumentare di poco l'iscrizione alle società dei vari campionati e desse finalmente all'arbitro la terna con i due guardialini. Credo che migliorerebbe la qualità del loro operato di almeno il 60-70%, perché spesso in queste categorie purtroppo succedono questi fatti perché l'arbitro è da solo a poter arbitrare in condizioni difficili, perché è chiaro che un arbitro non può vedere un fuorigioco a 40 metri, a 50 metri. Io credo che se a una società, a un presidente, gli si dica: guarda, costa, non lo so adesso, 200 euro, 300 euro, 500 euro in più l'iscrizione, però in ogni partita avrai la terna, io credo che, ripeto e ribadisco, miglioreremmo di tanto il risultato sul campo ed eviteremmo al minimo forse i litigi o le situazioni imbarazzanti come questa. O comunque dovremmo picchiare tre persone, quindi sarebbe meglio per l'arbitro. Ma più che picchiare no, perché non si picchia né uno, né due, né tre. Però sicuramente aiuteremmo l'arbitro, aiuteremmo le squadre, anche l'atteggiamento dei giocatori, insomma, andrebbe meglio secondo me. Per onore di cronaca, Giorgio, il Sofome è una squadra di Petilia Policastro, però il paradosso, sapete qual è in questi casi? Che nella seconda e nella terza categoria sono state quasi tolte i limiti di età dei partecipanti, e invece mandano i più giovani, gli arbitri più giovani, perché dicono che devono formarsi presto. Questo secondo me è un paradosso, perché se tu mandi con gente esperta, mandi un inesperto, significa che proprio vuoi che questo qui... Se noi pensiamo che l'età media degli gente alla fine della carriera... L'età media degli arbitri in queste categorie è di 20, 18 anni, 19 anni, accompagnati dai genitori quasi sempre. Che si trovano a decidere le sorti di 22 giocatori, per non dire anche le panchine, che sono di gran lunga più grandi di loro. E quindi più esperti. E più esperti, che ne hanno visti di ogni, poi c'è magari il furbetto che si prende il gioco dell'arbitro, quindi è una situazione che veramente li mette in difficoltà e magari anche l'arbitro bravo non riesce ad esprimersi. Quindi anche questa è una cosa da valutare. Vediamo ora il girone D, dovremmo avere della seconda categoria, che io giustamente annoto sul mio taccuino, e andiamo a leggerlo. Napizia Sant'Onofrio 0-1, Nicotera poi Sportiva Lamezia 1-0, Piscopio Acconia Spartans 4-1, Real Leonardi Pizzo 1-3, San Nicola da Cristo Nuova Calimera 2-0, Real Mortilla Philadelphia Cup 2-1. Classifica? Eccola che arriva: Real Mortilla 17, Piscopio 15, Real Pizzo 14, Acconia 13, Nuova Calimera 11, Nicotera 10, San Nicola Crissa 9, Filadelfia e Sant'Onofrio 8, Napizia 6, Polisportiva Lamezia 3, Real Ionadi 2. Fausto, cosa c'è da dire qui? No, c'è da dire che anche qui è un campionato in testa abbastanza equilibrato, sono due o tre squadre che se la giocano fino alla fine, però ripeto, ancora siamo qui alla sesta giornata, quindi settima giornata oggi, quindi ancora siamo all'alba del campionato, quindi c'è tanto da dire,
Per adesso sta andando bene questo Real Mortilla, che sembra che stia messo nelle condizioni di poter giocare fino alla fine. Certamente poi vedremo se, come sempre purtroppo, e non me ne vogliono gli amici del Real Mortilla, capita sempre che nel corso del campionato la fase di stanca avviene per tutti. Successo nel Corigliano, nell'Eccellenza, potrebbe succedere a chiunque. Non glielo auguro ovviamente, però devono stare attenti. E quindi quelli del Real Mortilla avranno fatto i debiti scongiuri. E vediamo... mi aspettano a braccia aperte da loro. A Real Mortilla. E vediamo la terza categoria, girone D. Ecco che PSG Calabria Biancoverdi Lamezia 1-2, Conflenti Vena 2-2, Libertas Curiga Excalibur 2-0, Maida Martirano Lombardo 0-3, Nuova Indomita Colossimi Comprensore Lago Calcio 2-1, Platania Calcio Audace Le Collatura 5-2. Classifica dopo 4 giornate, Platania 10, Excalibur e PSG 9, Martirano Biancoverdi e Nuova Indomita 7, Libertas e Comprensorio Lago Calcio 6 punti, Audace 4, Conflenti Vena 1, Maida 0. Qui è il campionato della zona di Lamezia, quindi sì, vincerà sicuramente qualcuno di Lamezia. Qui abbiamo anche delle immagini, Libertas Curinga, Excalibur Fronti 2-0. Noi ringraziamo gli amici che appunto ci mandano queste immagini. Grazie, è anche un bel gol tra l'altro, con esultanza alla Ronaldo, mi è sembrato di vedere. Ormai fa scuola. E vediamo allora l'altro girone, il girone E. Cuturella Mac 3 3-1, Gasperina Città di Tirolo 3-1, Gimigliano Polisportiva Palermiti 5-2, Simeri Crichi Amarcordo Ponte Grande 4-3, Santa Caterina Petronà 2-4, Serra Stretta Davoli Academy 1-3. Con classifica Cuturella 12, Gasperina e Gimigliano 10, Davoli e Life Simeri Crichi 8, Petronà 6, Polisportiva Palermiti 4, Serra Stretta Città di Tirolo Amarcordo Ponte Grande 3, Mac 3 1, Santa Caterina 0. Fausto, qui due parole vanno dette. Due parole vanno dette perché il Cuturella si trova in testa alla classifica a punteggio pieno, perché ha avuto la vittoria della partita contro la prima partita che aveva già perso a Tirolo contro la squadra di Città di Tirol, l'aveva persa, e poi invece gli è stata data vinta a tavolino, perché ha fatto ricorso sostenendo che diversi giocatori della Città di Tirol non erano tesserati. Alla fine ne ha messi tanti che uno ce l'ha azzeccato. Quindi ha sparato nel mucchio. Ha sparato nel mucchio, uno effettivamente non aveva titolo a giocare per 3 minuti, perché è entrato al 42esimo del secondo tempo. Questo qua in pratica ha fatto perdere la gara a Città di Tiriolo, che per la cronaca aveva vinto 4-3 la partita di esordio. Poi c'è stato questo ricorso che è stato deciso questa settimana, per cui il Cuturella adesso si trova a 12 punti in classifica in testa alla gara. E se non mi sono sbilanciato per la seconda categoria, che aveva 7-8 giornate, figurati che ce lo faccio con queste qua che ne hanno appena 4. Però arriviamo all'ultimo girone di terza categoria, il girone F, e qui dovremmo avere anche gli amici di Serra, se non vado errato. Prima vittoria, te lo anticipo io. Pernocari San Costantino 1-2, Fulgor Zungri Orsigliati Calcio 1-2, Gelocar all'Arese 0-2, Paravati Real Capo Vaticano 3-1, Serrese Filandari, come da immagini che ora vedremo, le fotografie ci hanno mandato, 5-1. E quindi la classifica di questa di terza categoria girone F: Orsigliati 12 punti, Fulgor Filandari e San Costantino 9, all'Arese 6, Pernocari e Paravati 4, Serrese Gerocarne 3, Real Capo Vaticano 0. E allora per i nostri amici affezionati di Serra, Fausto, due parole: questo non è il comunale La Quercia, sì, che è un tempio del calcio. Bravo. Comprensoriale. Un tempio del calcio dove sono stati giocati diversi campionati, bei campionati. Qualche volta è successo qualcosa che non voglio ricordare, e mi fa piacere pensare che non avvenga più. Ovviamente tutto quanto è fatto per scongiurare, non è una accusa assolutamente. So che la Serrese mi pare che si è rinforzata durante la settimana, ha preso dei giocatori, se non vado errato, del Fronti o della Vigoro stessa addirittura, e ha battuto quella che era una delle tre classifica, il Filandari, che aveva 9 punti. Quindi per la Serrese probabilmente il campionato comincia alla quarta giornata. Auguri! E noi aspettiamo la Serrese, anche perché è una delle squadre che mancano dalla prima categoria. Sapete che purtroppo non ha potuto partecipare al campionato di prima categoria. E allora in conclusione volevo sfruttare ancora Giuseppe Ranieri per sapere cosa è successo per quanto riguarda il basket, prima di leggerti domani mattina. Diciamo che sfugge ancora la vittoria al quintetto di coach Geoffrey, perde in casa 88 a
75, al termine di una gara scandita sicuramente da buoni spunti tecnici su entrambi i fronti, e con due set in due quarti in perfetto equilibrio, poi terzo e ultimo quarto i reggini della Vis Reggio sono riusciti ad averla meglio sulla compagine sovratese. E allora noi ringraziamo comunque per la partecipazione e per la precisione anche nei commenti Giuseppe Ranieri. Così come da Andrea Paunessa chiediamo un ultimo invito, perché io mi pare il 22 dovevo andare a una cena, ma mi pare che abbiamo detto che c'era qualcosa da fare. Sì, il 22 e il 23 dicembre presso il Centro Federale di Catanzaro, lo stadio di Catanzaro di Andrea Curto, ci sarà questo evento alla sua seconda edizione, il torneo di Natale, per tutte le categorie, dai primi calci agli esordienti, con molte squadre professionistiche e tutte le migliori scuole calcio del centro-sud. Tutto che Soverato 1 sarà presente. Soverato 1 sarà presente, riprenderà le partite, le interviste, tutto quello che c'è da fare e da dare risalto a questo evento. E il nostro grande Antonio Siciliano preparerà un grande DVD che manderemo in onda sia sulla televisione e poi daremo ad Andrea da dare alle varie squadre. Fausto, eccolo. Quindi abbiamo fatto questa puntata, ma per Natale poi ci daremo delle ferie. Com'è organizzata la situazione? Beh, noi chiuderemo giorno 16, perché 16 c'è la... si chiudono i campioni, il girone di andata di eccellenza e di promozione, poi ci sarà la sosta fino al 6 di gennaio, il 23 gioca soltanto la prima categoria, il 22 ci sarà la finale di Coppa Italia, però credo che possiamo dire ai nostri telespettatori che faremo ancora due puntate, il 9 e il 16, dopodiché ci godremo un meritato fine 2018. Anche perché nel periodo natalizio Fausto, vista la capigliatura, ha tanto lavoro da fare, certo, che non possiamo distrarlo. Difatti parto proprio mattina del 23, ho le renne pronte. E allora se il signor Siciliano inquadra Andrea Paunessa della AP Tornei, noi lo ringraziamo per la partecipazione. Grazie a voi. Poi facendo un piccolo salto inquadra Giuseppe Ranieri, che ugualmente ringraziamo. E la puntata si conclude sul volto meraviglioso di Gemma Ranieri. Gemma, vuoi salutare di lì o vuoi venire qui al posto del presentatore a salutare? Vuoi venire da qui o fai ciao così? Che vuoi come... fare? Non... ecco, perché è anche un po' stanca. E allora sul saluto di Gemma noi vi diamo appuntamento a domenica prossima. Siete meravigliosi. Un appuntamento in collaborazione con We'll be right back.